Buonasera amici della IRF, ben trovati con la RVA. Questa sera siamo a Baku per l'ottavo appuntamento della massima lega della IRF. A tenervi compagnia questa sera, come sempre, c'è il vostro RV Gambaro e con me un ospite inedito perché tanto che non fa la live, e invece uno classico che è avete ormai siete abituati a conoscere. Abbiamo Alessandro, conosciuto per la IRF come il Soldani, pilota RVL. Buonasera a tutti. E abbiamo RV Vales, pilota IRF della RVL, ormai ex pilota IRF dell'RVL. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera siamo in tre e dicevo appunto abbiamo Alessandro, dal quale partirò subito per una considerazione sull'RVA fino ad adesso. È inedito per lui questa sera commentare qui con noi. A noi fa tanto piacere, lo ringrazio anche per la sua presenza questa sera. È un piacere. E appunto, allora Ale, prima poi di passare alle classifiche e tutto, voglio partire subito con te. E siccome è la prima volta che sei qui con noi questa sera, innanzitutto un tuo commento su quella che sarà la pista che andranno a affrontare i nostri piloti, e poi anche la tua considerazione in generale sulla tua impressione che ti sei fatto in queste prime 7 gare dell'RVA. Ok. Sulla pista c'è da dire che nonostante sia molto, cioè, composta da molti rettilinei, sia piccoli che grandi, rimane una pista comunque molto difficile. Difatti si gira su un tempo ben oltre il minuto e 30, perciò è anche molto provante sulla concentrazione per la ricerca del giro buono, insomma. Nonostante anche le curve a 90 gradi possano sembrare semplici, sono tra le più insidiose proprio perché appunto il margine di errore è elevato anche nelle curve strette e nelle ultime due curve veloci, soprattutto, che uno tende anche spesso a sottovalutarle. Sulla RVA devo dire che la prestazione di Marzai è veramente notevole. E impressiona molto la sua costanza e devo dire che mi aspettavo una, diciamo, una esplosione a un certo punto di Wallace, che ancora lo vedo ancora un po' timido rispetto all'anno scorso. Secondo me si deve ancora un po' sbloccare, forse vuoi per le nuove auto con l'aerodinamica diversa o per comunque sia le gomme più grandi, i cerchi più grandi che tendono anche a dare meno grip meccanico. E uno che mi delude molto è Simo Skiller. No, scherzo. No, anche Simo sta facendo degli ottimi risultati. No, devo dire più che altro anche a livello di intrattenimento questa RVL è molto. C'è una grande qualità, c'è un'enorme qualità, devo dire. Sì, intanto il live sta avendo notevoli apprezzamenti, soprattutto da parte di Ciuccia, di Dario. I miei migliori amici. Notevoli, notevoli apprezzamenti, soprattutto per la tua voce. Comunque, no, sono d'accordo con te. C'è Asme che mi prende sempre in giro perché ogni gara dico che da quando è iniziata l'RVA che Wally è un po' in difficoltà, però alla fine vedi che è vero, cioè che poi è un parere un po' di tutti. Ma cioè, non direi difficoltà, direi timido proprio, cioè sul punto, cioè a dire lui ce l'ha la performance secondo me, solo che la deve esprimere, tutto lì. Sì, sono d'accordo con te anche perché davanti appunto c'è un Marco che corre, un Manuel che quest'anno, come abbiamo sempre detto, ha alzato tantissimo il livello, Shagod con la Williams che appunto anche lui grande gran passo, anche Nisho, quindi comunque quest'anno Wally ha diversi avversari. Certo, la classifica che poi dopo andrà anche Valerio a elencarci non sorride appunto al pilota dell'Alfa Romeo, però diciamo che ecco, ha abbandonato Valerio, non sorride al pilota Alfa Romeo. Però comunque lui quest'anno magari se la sta prendendo anche più con comodo, intanto da di free rompe l'ala, va a muro, però fortunatamente senza danno fatale.
E dicevo appunto comunque l'anno scorso ha vinto, quindi magari quest'anno se la prende più con comodo. Diciamo che il suo se l'è fatto, si è tolto lo sfizio di vincere il RVA, ha raggiunto il suo obiettivo, quest'anno magari si sta rilassando un po' in più. Sì, può essere anche questo, ma conoscendolo direi che secondo me lui ha ancora tanta, tanta voglia di vincere e tanta voglia di dimostrare che non ha vinto l'RVA per un semplice, cioè, come dire, dimostrare che la sua performance di quest'anno magari non è più bassa per tanto la differenza di auto quanto la diversità della performance degli altri piloti. Quindi, secondo me, lui non è in difficoltà. Secondo me, lui deve semplicemente trovare la quadra. Perfetto, perfetto, soldo. Vale, tutto a posto? Ti avevo visto che eri uscito Sì, dall'altra parte. no, praticamente avevo un problema alle cuffie che credo che sia dovuto al party, perché sentivo gracchiare. Infatti avevo chiesto anche in live se sentivano questo rumore, invece no, erano le mie cuffie. Sembra che abbia risolto. Sì, non sento nessun particolare problema. Nel frattempo, prima di passare alle classifiche, saluto Black Mask Return, saluto Tano, buon castello a tutti, Mister Orso, Yoshi che dice Soldani, sto per svenire, ah, sto per venire, anzi fammi un'altra H. Dio mio. Sì, Ringraziamo Valerio per l'abbonamento di 7 mesi di IRF, salutiamo Ciuccia, salutiamo Simo, Panzone. Già siete in 17 a Q1, grazie ragazzi che state seguendo. E quindi appunto Soldo ha fatto la, diciamo, ha introdotto un po' questa RVA questa sera con le sue opinioni che io mi trovo perfettamente con le quali mi trovo perfettamente d'accordo. Allora, a questo punto, appunto, parlando di classifiche, Vale, se ci puoi elencare quella che è la classifica RVA piloti e costruttori dopo 7 round. allora, dopo 7 round troviamo già un distacco abbastanza interessante. Abbiamo Marzai lanciato con 128 punti, e seguito da Manuel, però già distaccato di ben 29 punti. E subito dopo troviamo Wallace a 73 punti. Comunque, tornando al discorso di prima, anche se insomma non è il Wallace che noi tutti conosciamo, è sempre lì. E seguito subito dopo da Shaco da 71, da Gas Metanos 55, poi abbiamo Simo Skiller 42. Qua c'è un bel gruppetto con Simo Skiller 42, Nicio 40, Ciocciarotelle 40, oltre Andrea 34, che Andrea insomma pochi punti per lui, ma anche poche presenze dovute insomma alla sua vita privata. Gio Zara dei 32. Poi abbiamo Gabri Ultras, no, Asme di 27, Gabri Ultras 18, Mister Orso 15, Jox 11 insieme a Nanni, Alessio Pagano 10, Anel 8, Giuda Pemommo 6 e 4, Daddy Free 2. Per poi passare alla classifica costruttori, dove vediamo la Red Bull 170, Williams a un punto sopra la Mercedes, 111 Williams, 110 Mercedes, segue subito l'Alfa Romeo con 91, Ferrari 86, Alpine 80, Alfa Tauri 59, poi ben distaccate la Haas a 19 punti, la Aston Martin a 12 e la McLaren a 10. Perfetto, Vale, grazie Leggendo queste mille. classifiche, Fabri, va bene parlare di Marzai e tutto, però volevo un attimo parlare anche della difficoltà che sta riscontrando la McLaren. Sì, intanto Marco fa 39,7, Sciago 44. Inizia nei primi tempi interessanti, soprattutto quello di Marco. Sì, delle 39,7. McLaren, sì, assolutamente peccato perché Giuda Pemommo ci hanno sempre abituato comunque a fare grandi campionati, avere un passo molto costante in gara. Quest'anno sono molto penalizzati diciamo, dalla restrizione agli aiuti che abbiamo in RVA, e quindi qualche difficoltà la stanno riscontrando, perché sono molto molto indietro rispetto a quello che hanno sempre fatto, comunque hanno fatto in passato, quindi piano piano stanno cercando di risalire, però comunque sono parecchio in difficoltà. Tu che pensi?
Oh, penso che sono ben differenti da quelli che abbiamo visto comunque lo scorso anno. Diciamo che lo scorso anno erano, non ti dico sempre presenti, ma comunque lottavano per la zona punti. Quest'anno fanno fatica ad arrivare in zona punti, ma fanno proprio fatica a qualificarsi anche ad un Q2, che è sempre tirata per loro, cosa che dispiace perché comunque li conosciamo. E sappiamo il loro potenziale. Sì, probabilmente è come hai detto tu, Fabri. Sono restrizioni, forse è stata messa in RVA, che non è stata il massimo per loro. Li ha messi un bel po' in difficoltà. Sì, anche perché l'anno scorso veramente addirittura Mommo ha partecipato anche alla Dieci Anelli facendo anche una grande gara e poi dopo andiamo subito appunto a parlare della Dieci Anelli velocemente e qui adesso vederli così indietro comunque dispiace un po', però sono convinto e fiducioso che comunque sono due piloti con esperienza, hanno fatto tanti anni campionati online, quindi sono convinto che ne usciranno sicuramente. Parlando appunto della Dieci Anelli, vogliamo un po' andare appunto ad anticiparvi quello che sarà la Dieci Anelli adesso che comincerà fra 10 giorni, no, anche meno, in realtà 5, si comincia il 17 se non sbaglio. E quindi niente ragazzi, siccome adesso siete anche 24 in live, vi anticipiamo appunto che anche quest'anno per l'ennesima volta, la terza volta su tre, prenderemo parte a questo splendido torneo, composto da appunto 10 community. Che si sfideranno in 10 piste diverse. Ogni community ha scelto la propria pista di casa nella quale poi farà anche la stream. Noi parteciperemo con la nostra pista di casa, sarà Ungheria. Sarà il 9 di gennaio la gara in Ungheria per noi. E ovviamente la live sarà trasmessa su Twitch. E quindi se andate sulla nostra 8 pagina di gennaio, 8 Fabri. 8 gennaio, scusami. gennaio, sì. A 8 gennaio, ok, 8 gennaio. Andate su Instagram dove c'è anche diciamo, quali sono state anche le convocazioni. Sono state pubblicate le convocazioni, la nostra scuderia, chi correrà. Quindi niente, ragazzi, siamo orgogliosi sempre di prendere parte a questo torneo perché comunque non ci partecipano tutti, ci scelgono soprattutto non tanto per la velocità, perché quella viene sempre dopo, ma per l'organizzazione, per la correttezza che dimostriamo sempre sia come amministrazione che come qualità di piloti. Quindi questo ci inorgoglisce, ci rende fieri e speriamo di fare ancora meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso l'abbiamo fatta davvero un'ottima Dieci Anelli, soprattutto la seconda edizione. Tu, Sol, vuoi aggiungere qualcosa in merito? Io vorrei aggiungere due cose. La prima è che nella seconda edizione appunto della Dieci Anelli abbiamo avuto anche la nostra prima vittoria, mi Bravissimo, hai fatto pare, in bene, Bahrain bravo. di Ultra Andrea, se non mi Esatto, sì. sbaglio. Vittoria sfolgorante, spettacolare, meravigliosa. La cosa che volevo aggiungere sulla terza Dieci Anelli mi è passata di mente per l'entusiasmo di parlare di Ultra Andrea. No, ecco, la prima gara della Dieci Anelli è il 17 dicembre, ovvero il giorno prima del mio compleanno, e devo dire che sarebbe un bellissimo regalo per me vedere subito una vittoria. Ora, poi non succederà quello che dovrà succedere, però io la butto lì. Noi ce E chissà che l'auguriamo non te la regala, assolutamente. non te la regala, non te la regala proprio Ultra Andrea. No, non lo sappiamo ancora chi correrà, ovviamente. No, però mi auguro allora che tu possa festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, perché davvero sarebbe bellissimo incominciare con una vittoria, però noi comunque vogliamo basso. Speriamo quantomeno di fare nei primi 4-5, dai, Sì, ma sarebbe un bel regalo anche quello, sì. Sì, per il campionato, anche perché comunque il livello è altissimo, ragazzi. Poi vi faremo bene, faremo vedere il calendario, tutti gli altri campionati che parteciperanno. Il livello è molto alto. Quindi davvero anche fare una semplice decima, non una posizione in gara con i piloti che ci sono, veramente. Cioè, vedete Marco, vedete Wally, vedete Shagod, sono 20 piloti tutti così, praticamente, bene o male. Quindi il livello è altissimo e non vediamo l'ora di cominciare. Però nel frattempo concentriamoci sulla nostra RVA che ormai giunge quasi alla pausa natalizia, perché adesso abbiamo Baku questa sera, poi avremo Canada settimana prossima e poi ci sarà la pausa natalizia di all'incirca 2 settimane, per poi riprendere con Silverstone appunto inizi di gennaio, e che poi da lì in poi si andrà dritti fino a metà aprile, dove
Poi ci sarà l'ultima gara ad Abu Dhabi, con l'unica pausa a febbraio, tra febbraio e marzo, e con ancora tre sprint da fare, ricordiamo in Austria, a Monza e in Brasile, quindi sono ancora tanti, tanti, tanti punti da segnare. Nel frattempo qui si sta per chiudere il Q1 con tempi, devo dire la verità, molto alti, mi aspettavo qualche cosa in più, soprattutto, oddio, fino al settimo, sì, sono ottimi tempi, dall'ottavo in poi sicuramente, ci si aspettava qualcosa in più. Io devo dire che vedo il cielo parecchio nuvoloso. Questo avrebbe, può anche aver portato a una pista più fredda, quindi magari che genera meno grip e che rende anche più difficile scaldare le gomme, perché magari i tempi alti potremmo anche giustificarli per questo. Non è neanche detto che non piova, dato che vedo un po' nuvoloso. Sì, guarda, sono d'accordo con te, sicuramente la pista non sarà al top, come temperature, però comunque un 41 dubitavo di vederlo in Q1 nel RVA. Però vediamo, ad esempio Nice si stava migliorando di 5 decimi nel primo settore, adesso vediamo il secondo come lo chiude. Chiude adesso il secondo settore, addirittura un secondo sotto, quindi è sul 40 di 0 Nice in questo momento. Per quanto riguarda la pioggia, non lo so. Per vedere Ciuccia, Simo che scrivono in chat, li vedo abbastanza sereni. Quindi penso che non piova. Li vedo tranquilli, sereni. Quindi tendo a escludere la pioggia, almeno per il momento. Vediamo Nice intanto in quanto chiude. E infatti fa 41, 41. Si mette in seconda posizione, direi abbastanza tranquilla. Andiamo sugli esclusi al momento con Mommo, Mister C'è Orso Rosso, che Giro. arriva sul traguardo, che era quasi un secondo sotto, Si mette 41 e 9, Grave. si mette 18esimo. Ho visto Andre che si è ritirato. Non so se si è ritirato in pista, mi sembra. Ha avuto un problema. Tanto si ritira anche Asme, che penso possa stare, direi, tranquillo. Vediamo Mister Orso. Mister Orso che si sta lanciando, è per il momento escluso. No, Anel si è ritirato in box, Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora, ok, allora è Jox. ma da di fri a muro. Ah, da di Friamur è 15esimo, 41-0. Proprio momento comunque partirebbe, eccolo lì, lo vediamo adesso dalla visuale di Mister Orso. Proprio momento è dentro, quindi partirebbe 15esimo, però ci sono ancora ben tre piloti che devono migliorarsi, anzi due. No, tre, tre. Gasme, Mister Orso e Giuda. Andiamo su Mister Orso, che è sotto di 3 decimi in questo momento. Adesso arriva la sezione più difficile di questo tracciato, che è il castello, che sembrava quasi che avesse toccato il muro. I muri del castello non perdonano, non perdonano mai. Devo dire che è la sezione più difficile, perché poi per il resto è abbastanza lineare come pista, non ha troppe. Anche questa curva qua, Questa con sì è l'altra. frenata e curva in discesa, viene spesso sottovalutata, ma perdere l'anteriore lì è facilissimo. Tanto Mister Orso si sta avviando di 3 decimi al settore centrale, vediamo, dovrebbe essere sul 41,4. E dietro c'è, no, una Williams di Nicio, che sta entrando in box. Vediamo Mister Orso. 41,6. Si migliora ma resta escluso, quindi è fuori lui. Vediamo Judap. Sotto di un decimo al primo settore. C'è Gasme che è sotto di 6 decimi. Ok, andiamo prima su Gasper, che sta per andare a chiudere. Sto prendendo un buon giro, eh. Sì, dovrebbe essere su 48. Sì, dovrebbe essere decimo. Quindi per il momento sicuri esclusi Mister Orso e Sobalosso. Manca Judap e manca adesso Gasme, che arriva. 49 si mette dentro, tranquillo, andiamo su Judap. Sotto di 4 decimi, però è su 41,8. Eh no, mi sa che Judap, alto, alto il tempo di Peppe. Invece Mommo si mette dentro, sì, 41,0 è dentro. Vediamo, arriva Judap adesso a chiudere. Chiude in 41,6. Si mette 18esimo e quindi resta escluso. Quindi esclusi da questo. Ah, anche Anel è escluso. Anel, Mister Orso, Judap e Orso Balosto. Si vede che forse è passato. Mi sa che Gasmi appunto si l'ha messo fuori. E quindi finisce Sì, così il sì, sì. Q1 con gli esclusi Anel, Mister Orso, Judap e Orso. Ricordiamo che Orso è pilota del VL, sostituisce Andrea. E quindi non gli si chiede tanto questa sera. Però
al pilota Ferrari. E vedo che poi man mano ha iniziato ad abbassare un po' i tempi, ragazzi, anche del gruppo centrale, soprattutto i vari Nanni, Asme, Wally, Simo. Sì, fa piacere comunque vedere Nanni in una posizione, ma soprattutto anche Gabri, che è quinto. Per ora. Eh sì, Gabri sì, ha avuto un inizio molto, molto difficile, sì, ha poco tempo per allenarsi, parecchi zeri. Adesso è un po' in ripresa, vediamo se Gabri riuscirà anche, che ricordiamo che pure lui è un pilota che negli anni scorsi ha regalato grandi prestazioni, grandi gare, grandi campionati, quindi ci si aspetta tanto da lui, anche perché prenderà parte la Dicianelli, quindi lo vogliamo vedere sempre, sempre comunque così al top. E quindi questo è il resoconto con Marzai, che ha dato addirittura 4 decimi al secondo, però magari gli altri se la sono presa un po' più con comodo, lui invece ha subito spinto dall'inizio. Sì, ricordo Fabri che parteciperanno in 14 comunque al Q2. Sì, esatto, da Di Free si è ritirato. Si è fatto bene a ricordarlo, con il ritiro da Di Free. 39,7 di Marzai è un tempone in culo. Sì, in Q1 sì. Beh, infatti mi aspetto di vedere una pole position sua sotto il 39. Mi sa che un 38,9 sì. Lo può fare tranquillamente. Intanto qui vedo che il meteo è migliorato. Penso che la pista sarà anche un po' più calda, perché vedo il cielo un po' più limpido. E vediamo, perché penso che il primo a scendere sarà sicuramente Jox. Quindi vado, eccolo là che sta uscendo. Ah no, lo batte sul tempo Gabri o Wally, non so chi è dei due. Attenzione, colpo di scena clamoroso. Sì, l'ha battuto sul tempo Gabri. E Jox subito dietro, sì, esatto, eccolo lì. Voglioso Gabri di farsi vedere. Vediamo, poi esce Joe Zarate, è uscito Jox. E anche l'altro Alfa Romeo di Wally. Intanto salutiamo Nanni, salutiamo SF90, ricordiamo una vecchia conoscenza del nostro campionato che l'anno scorso ha fatto qualche gara con noi, mi fa tanto piacere di vederlo in chat, che appunto fa il tifo per Ciuccia. Sinu piatto vagante. Sì. Che frase, ragazzi, storica la frase. Grandissimo, la frase storica si sì, è rimasta proprio nel cuore di tutta la IRF. Allora, andiamo su Gabri, che sarà il primo a registrare il tempo. Andiamo on board con lui. Stasera sicuramente mi aspetto di dare tanti sorpassi. Ecco, questa è una pista che ti consente di sorpassare con quel lungo rettilineo tra fine terzo settore e il traguardo. E lì veramente può essere un punto dove si potrà sorpassare, soprattutto vedere poi in Q3 se ci sarà qualcuno che farà giochi di scia, sarà interessante vedere. Esatto, infatti proprio questo stavo pensando. Se qualche scuderia starà pensando, insomma, ad un gioco di scia, eh. Qui su questa sezione che sta dove sta passando adesso Gabri, qui la scia fa tantissimo, soprattutto quando stai chiudendo il giro. Non in fase di lancio, veramente ti dà un vantaggio almeno di 2 decimi in più. Poi bisognerà vedere anche chi riuscirà a portare entrambe le macchine al Q3, perché poi non è detto che vadano tutte e due le macchine a stessa scudire al Q3. Intanto Gabri si lancia per primo e quindi andiamo un bordo su di lui. C'è da dire che la scia quest'anno rispetto all'anno scorso è molto meno efficace, dato anche il nuovo regolamento con l'effetto suolo. Quindi il vantaggio della scia sì, si può tradurre in 2-3 decimi, non molto di più come era negli anni passati, proprio perché appunto c'è sempre e comunque più impatto con l'aria. Cioè la macchina ora non sposta tutta l'aria che spostava negli anni passati. Questo aiuta anche lo spettacolo, appunto, perché le macchine si possono seguire molto più da vicino. Sì, su questo assolutamente è un dettaglio importante da far notare, soprattutto se apri una pista dove con i muri vicini c'è la possibilità e il rischio di rompere un po' l'ala. Ma siccome tu sei il nostro Matteo Bobbi, spiegaci perché quest'anno, nonostante tu possa avere un leggero danno all'ala, non perdi così tanto il carico aerodinamico? Questa domanda, Carlo, Sì.
No, è dovuto tutto al fatto che la maggior parte dell'aerodinamica non viene dalle ali, ma viene dal fondo. Perciò un danno all'ala leggero rimane comunque gestibile. Bravissima, risposta esatta, corretta. Il nostro Matteo Bobby Soldani. Ho studiato a casa, ho studiato. Ha risposto alla grande. E intanto Gabri chiude con un 48, tempo un po' altino. Vediamo dietro chi sta arrivando. Jox, vediamo. Vediamo Jox, chiude in 43-0. Sì, direi che giro da dimenticare. 48 anche per Wally, anche lui. Tempo in fotocopia con Gabri. Joe 41-3. Tu hanno sbagliato tutti un po' il giro. Marzai si lancia ora. Marco si lancia. Vediamo Asmi. Vediamo se Asmi ci regala la soddisfazione. Perché ovviamente ho tempi un po' altini. Tutti hanno sbagliato, diciamo, il loro giro. Vediamo Asmi. 47 anche lui. Tutti hanno peggiorato il loro tempo del Q1. Vediamo. Andiamo su Simo Skiller, che ha fatto 35-3 primo settore. Adesso arriva al castello. Tommando il 42, gran bel tempo per lui, per il pilota Mercedes. E Fuchs nel primo settore, Marco. Perfetto, adesso ci chiamo Simo. No, dicevo, possibile che siano usciti con gomma usata? Forse hai ragione, mi sa Vale, perché è strano che tutti quanti hanno fatto comunque un tempo nettamente peggiore. Sì, rispetto... sì, i primi 8 hanno tutti gomma usata. Perfetto, non grazie Matteo Bobby Soldani. Si può schidere anche per lui 47. Qui mi sa solo Manuel ha fatto il giro con gomma nuova. E penso anche che Marco. Marco 15,5 settore centrale, addirittura 8 decimi migliore di quello di Simone. Forse un piccolo errore di Marzai. Sì, in uscita lì dopo il corvolo, sì. In fase di accelerazione fondamentale uscire molto potente da lì, perché poi te lo porti tutto poi il tracciato, tutta la rettilineo. E infatti fa comunque un 39,9, anche lui peggiore il tempo del Q1, per il momento forse solo Manuel ha migliorato il tempo del Q2. Adesso andiamo su Ciuccia, che sta nel giro di qualifica. Mi sa che ha abortito Ciuccia. Sì, perché sì, infatti il primo settore si fa sul 35, lui addirittura sul 42, quindi si è abortito. Allora chi sta per lanciarsi? Shagod, che adesso trova Nanni, che praticamente è senza benzina. Mamma mia. Miseria. Rischiosissimo. C'è Nicio davanti e Shagod dietro, però non è un gioco di scia perché sono molto lontani, semplicemente una coincidenza che sia uno dietro l'altro. Allora Nicio è il primo a lanciarsi. Pilota Williams. Vediamo insieme al suo compagno di squadra in quanto chiuderanno. Williams, che sono comunque sempre le principali le protagoniste, diciamo, più attese, insieme comunque alle Red Bull in questa lotta alla classifica corporazioni, che si sta incominciando comunque a delineare verso un duello tra Red Bull e Williams. E quindi vediamo adesso, dopo che hanno fatto il loro giro le Red Bull, adesso tocca alle Williams con Nicio, che adesso andrà a chiudere il primo settore e lo fa in 35-1. Non male il primo settore di Nicio. Vediamo Shagod. 35-5. Ah, no. 35. Non sì, mi registrato. Sembra 35-5. Ok, non sono riuscito forse a beccare il momento giusto. Te lo dico subito, Perfetto, quindi prende il primo settore in fotocopia da parte delle due Williams. Adesso Nicio arriva a finire a chiudere il secondo settore. Vediamo, qui affronta molto bene la curva difficilissima, questa qua in discesa, e fa 1:15,5, lo stesso secondo settore che ha fatto Marco. Vediamo Shagod, quanto ha fatto Shagod? 16,0, mezzo secondo più lento, quindi mi sa un errore per Shagod sicuramente. Vediamo Nishi in quanto chiude.
39,7. Licio si mette davanti a dettare il passo. Sciacquo invece 42. Mi sa che ha perso tutto nel secondo settore. Infatti sono i 5 decimi di differenza tra sé e il suo compagno di squadra. Però gran giri da parte di Williams. Dici, dimmi, Vale. No, ti volevo dire. Ma Joe Zalat ha fatto il primo tentativo in gialla? Sì. O sì. L'ha montata adesso? No, mi sa che ha fatto il primo tentativo in gialla. Sì, no, il vicino migliore con la gialla. Sì, l'unico con gomma gialla, 41,3. Forse per provare a tenere un set di rosse per la gara o per un terzo tentativo in Q3. Ma farne 3 in Q3 è difficile quando si su una pista che comunque si gira. Il tempo è molto stretto, perciò direi che se la tiene forse più per la gara. Sì, credo proprio di sì. Intanto manca solo Ciuccia e comunque Nanni che ha fatto 52,4, quindi anche lui comunque non ha ancora un tempo valido per la qualifica. Allora quindi aspettiamo che si lanci Ciuccia, che manca solo lui all'appello per fare il tempo. E comunque dicevo, gran tempo da parte di Nicio e anche quello di Shagot, quindi nonostante abbia nettamente sicuramente sbagliato il settore centrale, quindi anche lui comunque era su quel tempo, sul 39,7, quindi vedremo poi nel Q3, perché credo che adesso non riuscirà, perché con 42 penso possa stare abbastanza tranquillo. Ma questa Williams secondo me ha sforato il budget cap, eh? Sì. Aia. Anche qualcos'altro ha sforato, ma non... No, quest'anno veramente sono un team completo, hanno comunque in tutte e tre le categorie piloti che lottano al titolo, quindi l'anno prossimo dobbiamo stare attenti a come facciamo le scuderie, ragazzi, Cerchiamo di farle in maniera un poco più equilibrata, perché sennò veramente non c'è partita. Tanto Ciuccia sta per lanciarsi. Andiamo on board con lui. Forse troverà anche un po' di traffico. Tutte rodelle, devo dire, questo suo esordio in R2A se l'è cavata molto più che egregiamente. Assolutamente, sono d'accordo, ha veramente fatto un grande inizio di campionato. Stasera, siccome mi sono allenato un po' con lui, l'ho visto un po' più in difficoltà, proprio per questa sera, perché comunque è stato poco presente settimana scorsa, non ha potuto allenarsi. Però in generale, lui, così come anche Joe Zalat, che sono gli esordienti assoluti di questa RVA, hanno fatto davvero bene, soprattutto Ciuccia, che addirittura ha vinto un Gran Premio, non dimentichiamo. Sì, ma sono ottimi piloti, hanno la testa in gara, riescono a rimanere concentrati. E sono qualità importanti anche per mantenersi costanti sul passo, mantenere i tempi giro dopo giro, e loro, queste sono qualità che loro hanno, e quindi cioè, sono, secondo me se lo meritano di stare nella nostra lega di piloti più forti, diciamo. Sì, poi ricordiamo che tutti e due comunque essendo in RVA non usano appunto alcun tipo di aiuto, soprattutto vanno anche forte, quindi davvero l'RVL gli stava parecchio stretta allora, e quindi giusto che quest'anno siano in RVA. E quindi vediamo adesso Ciuccia in quanto chiude, dovrebbe essere un 40 basso, penso 46, comunque meglio rispetto al Q1. Si mette sesto, non tranquillissimo, perché ricordiamo che c'è Joe che ha fatto il tempo con le gialle. Io penso che fino ad Asme possano stare abbastanza tranquilli. Da Ciuccia in poi devono preoccuparsi, perché c'è Wally che appunto ha fatto intanto 41. Si mette terzo. Adesso credo siano tutti, sì, tutti nel giro buono, forse tranne Gabri. Sì, Gabri ora si è lanciato con le rosse. Vediamo chi è che sta per andare a chiudere. No, sono tutti lì coinvolti nel settore centrale, quindi sono tutti per fare il loro giro. C'è Simo anche che si è lanciato adesso, e quindi seguiamo prima Joe Zarate. Ma mi è vicinissimo al muro, Joe. Sì. Vicinissimo al muro. 35,3, addirittura sotto di 4 decimi già solamente nel primo settore.
grandi traiettorie di Giugiaro, sì. Grandi traiettorie, molto pulito, pulitissimo. Anche questa la fa molto bene, vediamo adesso il suo settore centrale 15 e 7, vicino a quello di Nicio. Qui dovrebbe essere sul 3, sul 40 e 0, 39 e 9. È sotto di un secondo e uno, per ora è sul 42. Per Giozzale che si mette in terza 41. Posizione. Vediamo chi grandi manca, Simo. Simo Skinner. Per 41 anche per Simo Skinner. E occhio perché c'è Gabri e c'è Nanni che sono lanciati anche Jox. Gabri Nanni sotto di 5. Il giro adesso. Gabri sotto di 5 decimi. Occhio che può mettere sul filo Ciuccia, perché sarebbe sul 42 Gabri in questo momento. Il giro Gabri 40 e 0 addirittura 0. Per Gabri si mette terzo e noi vediamo indietro perché c'è Jox. Jox sotto di 3 decimi, sotto di 7. Occhio perché adesso sul filo c'è Ciuccia, Ciuccia rischia di rimanere fuori. Anche Gas Metano si è lanciato. Sì, intanto vamo a prendere bandiera. Vediamo Jox. Undicesimo di un decimo è e mezzo. È arrivato con pochissimo Hertz Jox. Occhio che Nanni si sta rilanciando, ma i non si è senza Hertz Nanni. No, Hertz, cioè Nanni non può fare il giro. Gasme un secondo e mezzo sotto. Un secondo e quattro, sì, un secondo e cinque. Quindi è sul 45. Si è acceso all'improvviso Gas Metanos. Vediamo 37, 38, 39, 40. Si mette dentro di un decimo esatto e mette fuori Ciuccia Rodelle. Vediamo Nanni che però è completamente senza S. No, infatti Nanni non può. Sta pagando tantissimo sul dritto. Fa 41 e 3, infatti. E quindi finisce così. 5 decimi. Finisce così per un decimo. Gas Metanos mette fuori Ciuccia Rodelle. E poi abbiamo tutti questi piloti da Asbe fino a Marco in soli 3 decimi. Un po' più staccato Nice che ha fatto 39,7. Però sarà tiratissima quest'ultima sessione di qualifiche per la pole position che abbiamo di Azerbaijan. Tanto saluto anche Loris. Pullit ha riscattato vittoria Red Bull. Tendiamo che finisce il timer, così si passa al Q3. Comunque adesso molto molto interessanti questi tempi da Asmin, poi veramente super tempi da parte dei ragazzi dell'RVA. Però tendo a pensare che alla fine per la pole position la spunterà Marco, perché credo che alla fine tirerà il super giro. Però vedo una seconda e terza posizione Nicio Sciacco, non so se siete d'accordo. Io non sottovaluterei un Manuel, che potrebbe sparare anche lui il girone in Q3. Vale, io vedo... Mi senti Fabri? Sì. Ok. Sì, anche io penso che Marco ne abbia un po' di più rispetto agli altri. Poi sì, Nicio ha dimostrato che può mettersi lì. E anche Sciago De Manuel, dai. Anche se non sottovaluterei Gio Zarate. Sì, Gio mi sono allenato con lui. Anche lui c'ha un bel ritmo. Nel Q3 può fare un gran bel giro. Quindi sì, riesco più a pronosticare chi fa la pole position, ma poi chi parte secondo, terzo mi riesce difficile, perché veramente sono tutti là. Mi fa molto piacere appunto rivedere anche Gabri comunque parecchio sul pezzo,
Poi c'è Mader, Wally, Simo, Joe, Asme, un po' più ritardati, un po' più attardati, Mi dissocio, mi dissocio, un po' più attardato invece Casvetanos, non ritardato, attardato come tempo, dissocio come di gli Fabri, altri sono. dissocio di Fabri, Sì, ovviamente, ovviamente, è ovvio, è scontato che mi dissocio. pure soldo. No, io mi sto cercando una vanga per sotterrarmi. Sì, Sì, ma dissociati, nel frattempo mi dissociati, ecco, ma anche Manu dissocio, mi Bomber dissocio. ci dissociamo. Adesso non so se Manu Bomber sia Manuel. Non lo so se è lui. Intanto ci siamo perché il primo a lanciarsi è Wully. Esce Wully per primo. Tra l'altro non doveva manco essere presente questa sera. Quindi si era allenato anche poco. Quindi se fa la pole position Wally, danno e beffa. Sì, perché non doveva essere presente questa sera, quindi vediamo se Tom riesce a fare un grande giro. Ma lanciamo il sondaggio? Subito. Allora, vediamo pronostici. Abbiamo Marzai, Shagod, Asme, Simo Skiller, Manuel, Nicio, Joe Zarate, Wallace. Abbiamo anche Gasme. Ti ho dei 5 minuti, Fabri. E poi chi manca? Gabri. Ok. Pronostico avviato. Allora, intanto Wally si lancia. Io lo dico senza vergogna, punterò tutto sul mio guerriero argentato Manuel. Ci sta. Ricordiamo che sei anche TP Mercedes, quindi riponi tutta la tua fiducia sul tuo pilota, giustamente. Manuel che ce la sta mettendo tutta quest'anno, ragazzi. Sì, si sta impegnando, ve lo dico perché lo so. Ci ho parlato, mi ci sono allenato e quest'anno è determinatissimo. Determinato, ma è anche, cioè, un sacco costante. Sì. Devo, no, si è allenato molto, soprattutto si è adoperato molto alla ricerca dell'assetto, quindi di modificare i piccoli parametri per cercare l'equilibrio. No, forse più su questo che sull'allenamento vero e proprio si è dedicato tanto di più. Perciò, cioè, io gli riconosco che ha fatto un grande passo anche rispetto all'anno scorso, che comunque andava già molto forte. Quest'anno si è un po' più voluto specializzare anche su questo, no? Quindi sul prepararsi l'assetto e provarlo, capire le sensazioni e riportarle poi in gara o e anche in qualifica, quindi cosa che non è scontata e non fanno in tanti. Scusate, Thomas, non so. Sì, scusa. 39-4. Gran tempo di Thomas. Grandissimo. Vediamo adesso Marco, eh. Marco Si è nullo. sentita come direbbe il Soldani, la campanella. Sì, Ah, ha suonato la campana sì. Sì, Wally. grandissimo tempo di Wally 39-4 con Marco che però si rilancia. Perché È c'è questo che ancora. intendevo io quando ho detto che Wally non è in difficoltà, è solo timido. Se la vince, se fa pole position e vince la gara, veramente sarebbe incredibile. Ma non perché ovviamente è una sorpresa, ma perché non doveva essere presente e se l'ha allenato anche poco. Quindi sarebbe veramente incredibile. Intanto Sciaco 39-9, Nicho 35-5. Si avvicina tantissimo al tempo di Wally. Giozzara de 43. Di nuovo primo tentativo un poco molto più tranquillo. Gabri 39-7. Marco Fucsia, primo settore. La risalita delle Alfa Romeo. Vediamo, arriva Asme, 15-4 settore centrale di Asme.
È un gran settore centrale, è un gran settore centrale quello di Asmi, arriva sul traguardo, 39.8, si mette quarto. Andiamo su Marco, andiamo su Marco. Attenzione che c'è Simo Schiller, non so se lo sta aspettando per la scia, eh. Vediamo. Io penso di sì, io penso di sì. Che Simo ce l'ha fatto. Ce l'ha fatto il suo giro, Simo. Vediamo, vedo Simo andare, vediamo adesso se inizierà un po' a rallentare. Sì, sì, gli dà la scia. Sì, gioco di scia. Gli dà la scia. Se la prende tutta Marco. Se la prende tutta, 37, 38, 39, 3. Anche se non è un grandissimo giro pensando che ha preso la scia. Perché comunque Wally senza scia ha fatto 39, 4. Quindi mi sa che comunque Marco forse aveva anche poco estra. Comunque il secondo tentativo, come un po' più usurata. Però comunque si mette momentaneamente in pole position Marco con 1.39 e 3. E Wally che è lì vicinissimo senza scia, 39, 4. E anche Manuel, 39, 6. In quarta posizione, parlavamo di Manuel ed eccolo lì. Che anche lui fa un grandissimo tempo e si mette in seconda fila momentaneamente. Lui che è in questo momento il principale antagonista di Marco, perché è secondo in classifica ed è a 26 punti se non sbaglio, 25 punti più o meno. Un grande applauso al team Red Bull RWA per essere stati per adesso gli unici che hanno fatto gioco di squadra. Sì, perché poi abbiamo le due Alfa, scusa, vale, che non hanno fatto, le due Williams che non l'hanno fatto e nemmeno le due Alfa Romeo. Dicevi, Vale? No, non so se nel giro precedente è stato Marco a dare la scia a Simo Schiller. Ah, è vero, perché non ci lo, sono no, più. Non lo so. Allora, io ti faccio questo appunto, Fabri, per farti capire che Marco prima nel suo giro sbagliato, che poi secondo me non era neanche un giro sbagliato ma un giro di riscaldamento, nel terzo settore ha fatto un 24, cioè 190, il secondo tentativo con la scia 24 140, che praticamente non ha guadagnato nulla con la scia. Infatti sì, molto molto strano, perché la distanza penso no soldo era quella giusta per avere, per dare efficacia alla scia o no? Allora, sì, ma il guadagno potrebbe essere quello che appunto ha guadagnato in realtà, perché per avere una scia efficace, molto efficace, secondo me bisogna essere in una pista come questa alla distanza di 6 decimi, 5 più o meno. È chiaro qui, ma un po' anche come prima, ma qui ancora di più, più ti avvicini più ne prendi. Secondo me potevano stare anche un po' più vicini, forse gli avrebbe guadagnato di più Marco su, cioè, a livello proprio di tempo, anche perché mi sembrava di vedere dall'onboard di Marco che non andasse poi così più veloce di Simo Schiller al punto da fare una vera differenza, secondo me. No, sì, anche perché comunque un Wallace di cui ho seguito il giro, adesso non so se live l'avete seguito anche voi, sì. Senza scia 24.200. Praticamente la scia data da Simo è stata, non dico inutile, ma quasi nulla, dai. Sì, o non era la giusta distanza come dice Ale, oppure probabilmente effettivamente, non funziona. Non c'è, esatto, non c'è questo vantaggio come considerando che è una pista da basso carico, non a livello magari di Monza, ma più o meno ci sta che l'effetto della scia comunque sia molto ridotto. Ci sta. È un'ipotesi. Certo, magari forse è più efficace nel primo settore a questo punto piuttosto che nel settore finale. Sì, ma tutto sta alla distanza, perché cioè, più carichi le ali, più aria sposti, quindi più vuoto generi dietro e più la scia funziona. Con le ali più scariche questa cosa si va a ridurre, perciò magari forse sì, per ottenere una scia più ottimale dovevano stare più vicini, secondo me. Comunque ora non so a che distacco potevano essere. Però, cioè, ripeto, da quello che ho visto dall'onboard non sembrava Marco avere tanta più velocità di Simo Schiller da dire che la scia lo ha aiutato.
No, assolutamente no, assolutamente no. Forse veramente ha guadagnato solo quei 60 millesimi di cui parlavamo in precedenza. In genere, quando uno dalla scia a un certo punto, quello davanti che dalla scia si sposta per far passare, ora vabbè che si parla anche magari di zone di frenata, però in linea teorica chi è dietro dovrebbe avere tanta più velocità e a un certo punto dovrebbe o avvicinarsi tanto o superare addirittura il compagno davanti che dalla scia, cosa che non è successa, anzi, cioè, sembrano proprio arrivati in parata sul traguardo. Forse non vorrei che poi aver Perciò inciso anche il fatto che Simo ha aperto il DRS, forse doveva farlo a DRS spento, DRS non chiuso. aveva il DRS aperto, No, l'aveva però spento e aveva si è l'ENS attivo. comportato. Beh, ma quello ci sta, quello Sì, ci sì, sì, sta. sì, sì. Quello ci sta magari per dargliene ancora di più. Però io l'unica spiegazione che mi do è appunto che avendo ali più scariche, sì, forse dovevano stare un po' più vicini, forse hanno calcolato male la distanza relativa al punto al carico delle ali. Ma comunque, in ogni caso, vediamo. Adesso io dubito che. Non credo che Simo la darà. Adesso Marco la darà a Simo, perché Simo lo vedo nettamente davanti. Intanto, però, andiamo su Joe, che è il primo a fare l'ultimo tentativo di questa Q3. E adesso E si anche Wally accinge. lanciato. Sì, sono adesso tutti quanti si stanno lanciando. Quindi sarà un po' complicato seguire tutti. Intanto, Giozzara 35-0. Fa fucsia al primo settore. Si migliora di 2 decimi. E quindi, vediamo. Adesso è che Joe potrebbe assolutamente mettersi lì nelle prime posizioni. Dietro c'è Shagod. Sì, dietro c'è subito Shagod. Vediamo giù nel settore centrale. Sotto di 7 decimi. Sotto di 7 decimi sul 39,6. 15,2 settore centrale. Joe sta volando. Joe sta volando. Che giro Wally. Joe Zarate, 39,5 si mette terzo, andiamo su Shagod. E poi su Wally Asme subito non si è dietro. migliorato tantissimo. Shagod si migliora di poco, andiamo su Asme che non si è migliorato nel settore centrale. Infatti no. Non si migliora, andiamo Simo Schille, 8 decimi, sotto di 8 decimi. Ah no, prende la sedia da 40, 39,9 Simo. Cioè arriva Wally, Wally, 39,4 non si migliora. Andiamo su Gabri. Marzai sta chiudendo il giro e ha Gabri, abbassato 39,1. Arriva Marco, 39,0. Manca solo Manuel. 39,0. Manca solo Che Manuel. tempo! Sotto di 4 decimi Manuel. Sotto di 4 decimi Manuel. Ma nel secondo e quindi è pole position per Marzai in 1.39.0. Ma grandissimo giro di Manuel che si mette secondo e si mette a fianco. L'avevo detto, non sottovaluterei un Manuel. 18 millesimi, 18 millesimi e 92 millesimi da Gabri. Ma cosa hanno Ma fatto che questi giro, tre? Gabri! Che giro anche Impressionante, mamma Gabri, che Gabri! giro! È tornato finalmente Gabri Ultras, è quello che vogliamo vedere. 39-1, 39-0 Marco, ma l'avevi detto soldo? Che giro che ha fatto Manuel! 18 millesimi! Ricordiamo che Manuel è pretendente con Marco nella lotta al titolo e quindi per lui è fondamentale partirgli a fianco, anche se sarà difficile attaccarlo subito in curva 1, ma mettersi subito in scia sarà fondamentale. Però che qualifica hanno fatto i primi tre? Un po' più staccati gli altri, addirittura 3 decimi si è preso Wally dal suo compagno di squadra, cosa che capita raramente vedere Wally che parte dietro Gabri. Però veramente se lo merita un applauso Gabri, veramente tanti complimenti per questa qualifica, perché partire davanti Thomas non è mai roba da poco. Anche perché più che altro, cioè, avere Thomas dietro in gara non è un'esperienza piacevole, insomma. Sicuramente credo che inizialmente giocheranno un poco di strategia, quindi magari non Sì. attaccarsi, trainarsi a vicenda e cercare di recuperare terreno su Manuel e Marco. Comunque, adesso diamo alla pista la parola, aspettiamo che ricominci. Abbiamo visto che l'ha lasciato Tanto è Daddy una Free. bellissima giornata di sole. Sì, quindi speriamo lo sia anche per mercoledì e giovedì per l'RWS e l'RWL.
Hai detto Fabri è crashato da di free? Sì, prima, però non so se è rientrato, se è riuscito a rientrare. Vediamo se riesco a invitare un attimo a volo, Scusate un attimo. Ah, ok, perfetto, perfetto, a posto, grazie. Vale. Ok, ci siamo, eccoci, eccoci ragazzi. A breve partirà il countdown, i 30 secondi. Occhio ai contatti in curva 1, mi raccomando. Brutta curva 1, poi perché non c'è proprio spazio dalla partenza e l'arrivo della prima No, curva, bisogna eh. essere molto molto cauti, quindi speriamo che appunto non succeda nulla di particolare. Come a Monaco, che non c'è spazio in curva 1, vero Vale? Dimentichiamo Monaco, che è meglio. No, però devo essere sincero, è stata una bella settimana, devo dire. Cioè, a parte qualche incidente che magari si poteva evitare, è stata un'ottima settimana. Sì, dai, per quello pensavo peggio, sì, pensavo molto peggio Monaco. Magari anche qualche assenza di troppo, però per il resto, tutto sommato, non è andata così male, soprattutto RVA ed RVS. Comunque ci siamo, ragazzi, 3 secondi e si parte. Si spiegano adesso i semafori, 3, 4, 5. Il via del Gran Premio dell'Azerbaigian con una partenza ottima da parte di Marco, ma soprattutto di Gabri che prova subito ad attaccare Manuel e passa. Oh, attenzione, contatto, non si è girato Shagod. No, Nicho. Nicho, si è Nicio, Nicio girato si è girato. Nicho. Peccato, adesso non sappiamo se per un contatto, intanto qui occhio Anel, alla no. bagarre, AlphaTauri, Red Bull, Simo Skinner, Joe Zarate. Con Joe Zarate che tiene la posizione, prova però Simo Skinner. Sono ruota a ruota. Sono ruota a ruota, ma si accoda Simo. Si accoda Simo, occhio anche dietro alle bagarre, vedo che si aprono un po' tutti a ventaglio. Passano tutti, sì, tutti senza contatto. Anche Anel dietro da Di Free, ah, da Di Free è ancora crashato. Da Di Free non si sa che fine abbia fatto. Quindi Anel passa, torniamo davanti però perché Gabri super partenza su Manuel. Intanto bandiera gialla, no, Nanni, si è girato Nanni, si è girato Nanni, si è girato Ottimo Nanni. spunto veramente di Gabri, ottima partenza. Mi ha rotolato Nanni. Sì, purtroppo sì. Addirittura ha già rifilato un secondo e due Nanni a Gabri. Con Manuel che si è visto sfilare dal pilota Alfa Romeo e questo non gli piacerà Marzai. assolutamente. Marzai a Gabri. Dicevo, non gli piacerà Manuel. Essere stato sfilato da Gabri che vede già il suo rivale scappare via. Addirittura 2 secondi e 1 in questo momento. Tanto appena avrà aperto il DRS inizieremo a vedere comunque le prime bagarre. Adesso rimangono tutti ovviamente in scia. Non c'è nessuno particolarmente vicino. Forse solo un po' Nicho su Judap. Vediamo dietro Nicho che è già incollato a Judap. Ma Fabri, io credo che da di free sia il lobby, però anche Ma se no lui va è fantasma. Ghost però. Crashato intanto Nicho su Judap, eh? Passa Nicho, si prende la sedicesima posizione, prova a ricostruire. No, è crashato, vale, quindi vuol dire che non c'è. Vado a Intanto il riavvitarlo. suo botto sta sprecando praticamente tutto il suo erso. Sì. Intanto torniamo davanti con. Occhio che chiamano e rischia anche forse di perdere il DRS da Gabri appena verrà riaperto perché Gabri adesso sta spingendo come un matto. C'è dietro Wally che anche è in scia a mano e che invece rimane sotto il secondo per provare ad attaccare. Intanto passa Nicho anche su Mister Orso. Passa Nicho anche su Mister Orso e si prende la quindicesima posizione. Prova a ricostruire dopo la bruttissima partenza il contatto. Adesso non sappiamo cosa sia successo. Intanto vediamo le gomme. Allora, tutti Ce l'abbiamo gialla. soldo? Come? Ce l'abbiamo soldo il contatto di Nicio? No, Carlo. Intanto Shagod con la bianca, quindi occhio a questa strategia di Shagod che parte con bianca e quindi avrà un secondo stint di gara su gialla, quindi sarà più veloce. E poi abbiamo Anel, Mister Orso Judap e Orso Balosso con gomma bianca invece più dietro. Vediamo perché adesso si aprirà il DRS, quindi iniziano ad esserci le
le prime bagarre con Wally che rimane attaccato a Manuel, Manuel che è lì sul filo del millesimo per prendere il DRS da Gabri, e Marco che invece scappa via un secondo e 7, addirittura 42 e 8 il giro veloce di Marco con gomma gialla. DRS abilitato, allora andiamo su Wally che adesso potrà spalancare l'ala e a provare ad attaccare Manuel. Vedi intanto Gasme su Mommo. Gasme su Mommo chiude il sorpasso. Si porta in 10ª posizione. Adesso Wally si avvicina, 4 decimi. Adesso nettamente più vicino. E Manuel invece che sta avendo qualche difficoltà. Non riesce a tenere il passo di Gabri e si vede appunto a panino tra le due Alfa Romeo. E dovrà vedersi le spalle da Wally. Tanto Nicio passa anche da Di Free, che ricordiamo è bot. Secondo me Manuel è un po' condizionato dalla presenza di Gabri davanti. Secondo me se avesse strada libera andrebbe molto meglio. Fabio, ho recuperato io quello che è successo a Nicio. Ok, da Di Free è rientrato comunque nell'area. Cos'è successo a Nicio? Praticamente ha provato a sorpassare Wally in curva 1, solo che è andato un po' stretto, ha toccato il muro, è rimbalzato addosso a Wally e si è girato. Ah, quindi contatto di gara, diciamo, descritto in questo modo sembra un contatto di gara. Allora ce l'abbiamo il contatto, Carlo. Come hai fatto a rivedere? Ah, hai portato indietro la live? Sì, esatto. Ah, perfetto, perfetto. Intanto occhio perché Wally è quasi fuori di zona DRS, ma dovrebbe essere riuscito a prenderlo, mi sa. Vediamo se spalanca l'ala. Sì, spalanca l'ala, quindi viene di resta, però è lontano. Comunque a 9 decimi. Tanto Shagod comunque riesce a tenere John Zarate lontano. Tanto Gasme su Ciuccia nel frattempo. Riesce a tenere John Zarate lontano, che non riesce ad avvicinarsi in alcun modo a Shagod con le bianche. Lui che ha le gialle, addirittura c'è Simo Skiller che ha le calcane di John Zarate. È strano questa cosa, che Gio non riesca in alcun modo ad avvicinarsi a Shagod. Sicuramente merito anche del grande passo gara di Shagod, che nonostante abbia le bianche tiene botta, e tiene botta alla grande. Tanto Manuel improvvisamente è tornato a vita, perché Gabri ha perso 5 decimi e sotto zona di RS adesso anche Manuel su Gabri. Forse un errore di Gabri, perché adesso addirittura il mano ad essere il DRS di Gabri, e quasi Wally invece che non ce l'ha più il DRS, perché è al limite lì col millesimo dal secondo. Addirittura Shagod incollato ad Asme, sta volando Shagod, che passo gara a Shagod con le bianche, sta volando incollato ad Asme con le gialle. Quello che dicevamo prima, no Fabri, mentre giravamo un po', che questa sembra una pista da gomma bianca. Sì, 4 giri, 4-5 giri e la gomma già entra in temperatura. Anche se comunque 20% di Hertz Shagod, Sì, Shagod l'ha consumato tutto praticamente. Manuel su Gabri. Occhio che si avvicina Manuel. Intanto andiamo su Shagod Asme però, perché Shagod è vicino. Shagod è vicino, non usa l'ERS. Si prende tutta all'esterno. Asme lo chiude la porta. Qui deve alzare un po' il piede Shagod. Ciuccia, che è successo a Ciuccia? Mi sa che ha rotto l'ala Ciuccia. Torniamo davanti però. C'è Manuel incollato a Gabri. Si fa vedere, però non ci prova. Ciuccia cambia ala. Lì Shagod ha dovuto alzare un po' il piede, altrimenti finiva nel muro. Oh no, Shagod, no! Incredibile colpo di scena, ed è safety car. Shagod nel muro. Un errore banale, banale quello di Shagod. Incredibile, safety car. Adesso vediamo chi deciderà di rientrare subito a mettere le bianche. Incredibile. Potrebbe essere presto, però, per montare una bianca. Questo pesa tantissimo per Shagod come errore. E tra l'altro già non era cominciata benissimo la gara per Williams con l'errore di Nicio. Adesso vediamo. Marco adesso non è ancora alla box. Vediamo se e quando passerà
rientra in box o meno. Dici che è troppo presto, Ale? Secondo me sì, perché poi c'è il rischio di arrivare in fondo alla gara con una bianca finita. Ok, quindi non avere più il passo, magari per chi cambia più tardi. Però è una scelta difficile da fare, perché cioè, se quello davanti non la cambia, rientri, se di fatti vedi Marzai non rientra. Marco non rientra e penso no, nessuno. Non rientra nessuno. Gabby nemmeno, Manuel nemmeno. No, tutti. Vediamo un po' più dietro. Vediamo, ecco, magari tipo Gasm e Mommo se provano la pazzia, diciamo. Tra virgolette, pazzia. Gasm sì. Vediamo Mommo. Mommo no. Mommo sta fuori. Anel sì. Rientra. Vediamo Nisho no. Daddy Free no. Io vabbè, mi sono perso il ritiro di Shagod, Fabri. È praticamente fine. Come posso spiegarti? Allora, curva 1, curva 2, uscita curva 3. No, oh, Nanni, drive through. No, Nanni. Drive through. Questa non ci voleva. Non sarà contento il suo TP. No, non lo sarà per niente. Comunque dicevo, niente, Vale, è uscita curva 3. Ma in maniera banale, devo dire la verità, l'abbiamo visto in live. Se vuoi puoi portare la live indietro, lo vedi. È proprio banale, cioè una semplice accelerazione così è partita all'improvviso. Tra l'altro anche il contatto non è che sia stato col muro così forte, però è stato danno fatale. Quindi davvero un peccato per Shagod, che comunque stava avendo un passo con le bianche mostruoso. Veramente mostruoso. Peccato aver perso comunque un protagonista di questo Gran Premio. Nel frattempo Safety Car finalmente è tornata. Ci mancava, perché a Monaco, per colpa del bug, non l'abbiamo proprio potuto vedere per una settimana intera. E adesso finalmente ritorna la tanto famigerata Safety Car, che qua mi sa che invece questa settimana ne vedremo un bel po'. Si spera non causate da noi. Quello sicuramente, assolutamente. Allora vediamo. L'ha adesso persa proprio in trazione. L'hai visto? Sei riuscito a rivederlo? Sì. L'ha persa proprio in trazione. Arrabbiatissimo il pilota che getta il volante. Sì, si è visto proprio che dava pugni prima. Se faccio stare. Sì. Arrivano i commissari di gara e lui a calmarlo. Sposta il dito. Queste scene mi ricordano sempre Leclerc in Francia. Sì. Ale, tu non so se sei riuscito a vedere l'incidente di Shagod. No. Guardo se riesco a recuperarlo. Intanto Daddy Free mi sa che hai ripreso. Sì, hai ripreso controllo. Sì. Direi anche nel momento migliore in assoluto, perché tra l'altro il suo bot ha anche guadagnato qualche posizione. Quindi è undicesimo. Questa Safety Car riesce un po' a favorire Ciuccia, che ha dovuto cambiare l'ala. Sì, gomma esatto. Gomma nuova e si è riaccodato. Gomma nuova, quindi gara comunque che riparte un po' da zero per Ciuccia. Però comunque gomma già cambiata, dovrà cercare, diciamo, ecco, di portare questa bianca allo sfinimento. Però comunque dai, almeno terreno da recuperare. E c'è un ragazzo in live, non so se lo conosci, Fabri, che si chiama Pullit. Sì, dimmi. Dice, senti con che goduria lo dice. Ovviamente sul ritiro di Shagod sembra che tu abbia goduto di questo. Ma a me non sembra proprio. Io sono super partes. Anzi, mi è dispiaciuto di aver perso un protagonista della gara. Poi che sia pilota Williams, che si sia ritirato e che la Red Bull casualmente è coinvolta nella lotta corporazioni, io casualmente sono in TP della Red Bull, questo non c'entra assolutamente niente con tutto quello che sto facendo. Questo è soldo, guarda. Soldo, guarda, io ti dico una cosa, perché di solito, come si dice, che tra i due litiganti il terzo gode. Infatti io sto qui e me la guardo. Intanto ci siamo, sì, ringraziamo anche Leo che fa l'abbonamento Prime per 9 mesi. Quindi ringraziamo Leo che sarà sicuramente seguendo la live. E sì, ci siamo. Vediamo adesso Marco quando dà
lo strappo. Attenzione, qui è difficile dare lo strappo in pieno rettilineo, perché ogni momento potrebbe essere quello giusto e quello sbagliato. Andiamo a bordo con lui per vedere esattamente il momento preciso di quando ripartirà. Tanto certo. Gabri è attaccatissimo. Sì, non vuole lasciarsi sfuggire un'occasione così ghiotta. Provare ad attaccarlo subito, perché... partito, e riparte, partito. Riparte Marco, ripartito. Tanto che cos'è successo? Daddy Free cosa sta facendo? Ah, no, rientra in box Daddy Free, ecco, perciò non capivo. Ah no, ho detto che è impazzito Daddy Free, che li stava superando tutti. Tanto attenzione, Jox, Jox si può skillare. No, Gabri si gira, Gabri si gira. No, Gabri. No, attenzione qua la lotta, Simo Skiller qui con Jox. No. No, Gabri. Che peccato, sta facendo una grandissima gara anche lui. Torniamo davanti. Ho recuperato l'incidente di Shagod, direi che è dovuto a un'accelerazione sul cordolo un po' troppo brusca. Esatto, quello volevo chiederti, appunto, il tuo commento tecnico in merito, cosa sia successo esattamente secondo te in quella dinamica? Secondo me sì, secondo me è montato con una ruota sul cordolo e ha perso la trazione. Perché appunto, come hai detto te, è proprio una cosa banalissima, ha fatto tutto da solo ed è stata proprio una leggerezza. Peccato, peccato per Shago. Intanto torniamo davanti, peccato anche per Gabri, che veramente sta facendo una grande peccato gara per veramente. Gabri che comunque continua a avere problemi di trazione. Ma adesso ha le gomme caldissime, mi sa. Forse non le ha manco riscaldate troppo bene prima della partenza. Intanto però qui c'è Manuel che gongola e c'è anche Wally che adesso è attaccato a Manuel e vede lì la possibilità comunque della seconda posizione. Tanto dietro prima di altri due giri non avremo DRS. Intanto Jox ha ripassato Simo, si è ripassato Simo, abbiamo le due Alfa, Alfa Tauri, quarta e quinta, quindi comunque un'ottima gara anche per loro in questo momento, fino adesso. Nice che comunque sta ricostruendo pian piano la sua gara in nona posizione, con la gomma gialla, quindi non si è fermato. Fabri ha scritto Shagod in live. Ho perso riferimento di entrata e poi ho sbagliato proprio l'uscita, non avendo traiettoria non vedevo i riferimenti con Asmi davanti attaccato, ci sta, può capitare. Ci dispiace, mi dispiace tanto per Shagod. Peccato, Shagod si sta a parte gli scherzi, dai, quando no, ci prendiamo, ma sì, in ma giro stiamo scherzando, ma ti pare? Sì, sì, assolutamente. No, stavi volando con le bianche, peccato davvero. Tanto dietro Anel su Orso Balosso. Si prende la. Un orso la perde. No, sì, la perde, sì, sì, ha perso trazione. Infatti ne passa anche Ciuccia. E rimane invece dietro Gabri. Nanni e box. Intanto Gasbe su Giudap. Gasbe su Giudap, arriva anche dietro l'ass che lo affianca. C'è l'ass di Anel che lo affianca, Giudap tiene. Andiamo davanti. Anel si butta all'esterno. No? Mamma, Anel, che sorpasso ha fatto su Giudap, mamma mia, è possibile. Anel. Dicevi scusa, mamma Vale? Mamma mia, Anel. No, Shagod, non mi ricordavo che avesse fatto un altro ritiro. Invece no, Monaco è arrivato secondo. Non mi no, l'ha fatto, mi sembra la gara prima, Spagna, sì. Sì, è Spagna, non mi ricordavo. Intanto qui vediamo comunque le due Alfa incollate, 4 decimi. Quindi vediamo se adesso Asmi deciderà di far passare Joe, oppure se gara libera tra i due. Perché in questo momento pare Joe di avere qualcosa in più rispetto ad Asmi. È molto vicina, vediamo se è spalanca l'S. A Dovoli ha aperto un po' da Manuel. Sì, forse un errore. Vediamo, Joe è molto molto vicino, usa l'S, Asmi non lo sta usando, quindi mi sa che si lascerà passare, sì. E infatti passa. Ordine di scuderia. Sì. Casa Alfa Tauri. Vediamo se Joe ne ha per accorciare su Wally, scusate. Asse, intanto dietro occhio perché Jox è incollato ad Asbe, si fa vedere nei suoi specchietti, c'è anche Simo. Mamma che va vicinissimo al muro, mamma mia. Quasi a sfiorarlo. Vedo anche Mommo comunque molto in palla, questa sera mi fa piacere rivederlo comunque lì in lotta per le prime posizioni. Sembra comunque averne, ho sentito un leggero tocco col muro, non so di chi, nelle cuffie. C'è una lotta incredibile qui nel gruppo centrale, veramente sono tutti incollati a trenino, è incredibile. Guardate qui che treno di macchine che passano.
in punti così stretti. Adesso tutti al castello, senza paura. È bellissimo questa videocamera, questo, diciamo, visuale che ci dà il gioco nel passaggio al castello. Vediamo perché Marco non riesce a scappare su Manuel. Ma Manuel sta avendo un grande passo, 1-3. Comunque prima Manuel, Marco scappava molto di più su Gabri, invece adesso rimane comunque lì Manuel. Anche perché Manuel non sta utilizzando Hertz, Tanto occhio che Jox ha perso DRS e ce l'ha Simo su Jox, quindi andiamo un po' su di lui, vediamo se riuscirà ad attaccarlo anche se non è troppo vicino. Vediamo se Jox adesso riesce a riprendersi il DRS su Asme, forse sì. Sì, ce l'ha, ce l'ha. Però ce l'ha anche Asme su Jozzard. Sì, passa Licio. Attenzione, passa anche l'Alpine di Mister Orso. Mamma mia, che... Mamma dove va? Mamma dove va? No, mamma, qui ha usato troppo. Ma secondo me non è che ha usato, secondo me ha sbagliato proprio il punto di frenata. Sì, si è dimenticato di frenare. Peccato perché ha perso diverse posizioni lì. Errore da parte di Momo, mi sento sinceramente di scolpare immediatamente Nice, perché intanto Caspedalo su Mister Orso, passa. Sì, sì, ma fortunatamente Momo non si è girato. No, l'ha persa, però no, è tutto integro, è intero. Adesso vediamo Nice che è risalita, 1-3 da Simo. Tanto Marzai allunga... Però usa Hertz, Manuel invece no. Ce l'ha tutto Manuel, Manuel ha tutto l'Hertz. Però anche Marco comunque è al 70%, Wall invece 50%, però Manuel addirittura è il 100%. E ha una sua caratteristica questa di tenersi sempre l'Hertz e magari sfruttarlo più verso fine gara. Tanto torniamo, attenzione, Simo Skiller incollato a Jox. Simo Skiller incollato a Jox. 3 decimi. Vediamo se Jox riuscirà a prendere il DRS da Asme, perché in questo momento è fuori il secondo. E adesso Simo è molto più vicino rispetto a prima. No, ormai no, eh. Ah, forse Jox ce la fa. Sì, ce la fa. Riesce a riprenderlo sempre in uscita dell'ultima curva, Jox, il DRS. Infatti esce, guarda quanto esce meglio. Ma non ce l'ha il DRS, Jox. Ah no, Jox rientra. Rientra anche Simo. Si fermano le due, la Williams, scusate, la Haas di Jox e Red Bull di Simo. Proseguono gli altri. E vediamo adesso Nice che ha 2-8 da Asme. Asme che rimane sotto il secondo comunque con Joe. Quindi Joe che, diciamo, sta trainando con sé Asme. Quindi giusta strategia da parte delle due Alfa Tauri che vanno via insieme. Tanto Marzai e Manuel sono ancora con le gialle, devono ancora fermarsi. Sì, i primi devono fermarsi, i primi sei, e poi anche Mister Rosso. Vabbè, sicuramente si dovrà fermare anche Nanni, perché c'ha la gialla di 10 giri, quindi sicuramente anche lui si dovrà fermare. No, secondo me iniziamo a esserci al punto giusto per la sosta. Ormai non penso manchino più di 2-3 giri al massimo. Sì, sì, no, è perché giustamente devi fare almeno 14 con la bianca, 13, quindi penso adesso sia il giro perfetto per fermarsi. Sì. Vediamo intanto... Gasme su Nicio, Gasme è incollato a Nicio, 5 decimi, 6 decimi. Esce molto meglio di Nicio qui nell'ultima, la curva in discesa. Vediamo adesso se riesce incollato. Direi proprio di sì. 5 decimi, 4 decimi. Hanno praticamente lo stesso quantitativo di Hertz. Vediamo se adesso Nicio si ferma. Forse si fermerà Nicio, mi sa che... sì, Nicio si ferma. Nicio si ferma. Sì, si ferma, si ferma. Gli prende un po' di scia Casma e passa. Tanto gli stacchi aumentano, nelle prime posizioni, sono tutti a 2 secondi e 3. Sì, i primi... è aumentato anche il distacco tra Joe e Asme. Adesso Asme ha perso il DRS dal compagno di squadra.
Guarda, attenzione, intanto Nicio ha preso la posizione su Simo Skiller, quindi undercut riuscito da parte della Williams di Nicio sulla Red Bull di Simo, che ricordiamo che Nicio era dietro, quindi forse non un grande giro di out di Simo quando è uscito con le bianche, però adesso sicuramente Simo ne avrà molti di più perché Nicio avrà la gomma bianca freddissima, infatti dà anche un leggero bacino al muro. Andiamo su Andre che è incollato a Mister Orso. Andre è incollato a Mister Orso 2 decimi. Ricordiamo che Mister Orso ha le bianche di 12 giri, Anel ha già la di 7. Però Anel difficilmente arriverà fino a fine gara. No, Anel probabilmente ci arriva, ma sarà molto 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 lento. Insomma, fare 20 giri con la gialla. Sì, cioè, fare li fai. Il problema è che, cioè, arrivi alla fine che giri 7-8 decimi più lento di chi ha montato la bianca quando l'ha montata. Perciò, cioè, potrebbe non essere la soluzione migliore. Tanto lo punta, tanto rientrano Gasme e però Williasme. Si sposta Mister Orso, gli concede l'esterno. Grande difesa da parte del pilota alpino. Qui prova un incrocio di traiettorie. Vediamo, Anel all'interno si butta. Mister Orso alza il piede. Mister Orso ha alzato il piede, l'ha lasciato passare. Forse non vuole perdere troppo tempo nella lotta. Tanto andiamo dietro perché. Comunque Mister Orso. No, Mister Orso l'ha lasciato passare per riprendere il DRS. Sa. Mamma mia, quasi si tamponano. Sì, infatti molto saggio qui Mister Orso, perché l'ha ripassato tranquillamente e si è rimesso davanti. Quindi saggia la scelta di Mister Orso di farlo passare per poi prendergli il DRS successivamente. Comunque sono su due strategie diverse, perciò, cioè, che combattersi fra di loro in realtà non è buono per nessuno dei due. Tanto occhio perché Jox ha preso la posizione anche su Asme. Jox ha preso perché Asme era davanti a Jox e adesso è uscito dietro. Quindi grande strategia di Jox che sta volando con le bianche in questo momento. Ha fatto i primi due giri a cannone perché ha guadagnato qualcosa su Simo. E adesso addirittura si è messo anche davanti ad Asmo. Quindi ottimo passo gara prima momento per Jox. Davanti invece stanno ancora allungando lo stint. Perché Manuel e Joe e Marco ancora non sono rientrati. Tanto Mazzari già la settore 3, che è successo? No, Mister Orso! Mister Orso l'ha persa. Mazzari entra. E Manuel a coda. Sì, anche Gio Zarate. Gasme continua, quindi diventa leader del Gran Premio Gasme Thanos per il momento, con gomma bianca di 9 giri. Sembra di tornare al 2020. Sì. Incredibile, Gasme Thanos momentaneamente leader, nel secondo con Marco che vede, già gli è incollato. Ciuccia quarto. Tanto Jox sorso balosso. Prova anche ad attaccare Gio Zarate. Mamma mia come vanno dietro. Uno contatto leggero forse tra Asme e Orso Balosso. Passa. Orso Balosso si fa sfilare. Orso Balosso si fa sfilare, devo dire la verità. Veramente comunque molto saggio Orso Balosso qui. È un sostituto, giustamente. Lascia sfilare però. Davvero davvero molto corretto. Faccio i complimenti a Orso perché sa che comunque non è la sua gara, quindi si lascia sfilare. Mamma, qui che trenino assurdo. Mamma mia, tutti dietro Giuda. Il povero Giuda che si vede attaccato da un trenino incredibile fatto da Gio Zarate, Jox, Asmenice e Simo Skiller. Non proprio piloti da niente. Quindi povero Peppe con la sua bianca di 14 giri. Tanto Marco ha davanti il traffico di Anel che lo rallenta. Rallenta. Mamma mia come sono vicini. Mamma mia come sono vicini qui. Mamma mia come sono vicini. Intanto bandiera gialla Orso Balosso. Virtual safety car. Vediamo chi ne approfitta. Dovrebbe approfittarne Judap. Ne approfitta Anel. Dovrebbe approfittarne anche Judap.
Anche Orso Balosso potrebbe approfittarne. Sì, peccato che ci hanno tolto un po' l'emozione di questi questa bagara, però sicuramente verrà replicata. Però occhio a Anel, Anel sta uscendo. Vediamo Anel dove esce. Rossa? No, come rossa? No. 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 10 giri di rossa saranno. Mi sa che ma mi sa che non aveva, mi sa che non aveva più gomme, raga. È probabile. Forse non aveva. Ma come. Non ha senso però. Vabbè, comunque, va sulla rossa, allora 10 giri di rossa sono veramente infattibili. Arriverà cotto a fine gara. Intanto c'è ancora la Virtua. Dovrà gestirla molto bene. Sì, sì. Chi è che non si è ancora fermato? Non ha nessuno alla fine. Cioè, dovrebbe fermarsi Ciuccia e Gas, ma anche però no, possono anche continuare. E quindi occhio sì, a Gas e Ciuccia, sì, eh? Loro... La sosta l'hanno fatta tutti. Occhio, occhio a Gas e Ciuccia. Perché è vero che Ciuccia ha 11 giri di bianca, però... La gara riprende, la gara riprende. Sì, tanto la gara riprende, però comunque... ha ricostruito, considerando che dopo i primi giri era molto molto dietro, adesso in undicesima posizione è è in terza posizione con la sì, bianca di 11 dietro, giri dietro a un Manuel Wally e Gio Zarate con gomma nuovissima, sarà difficile mantenere quella terza posizione per lui, anche se Gio è un po' lontano, eh. Io penso che una sesta posizione potrebbe riuscire a gestirla, potrebbe riuscire a farla certo. Perché c'è un bel distacco da poi con Jox. Sì, certo. Bisognerà, cioè, dovrà gestirsela bene per tutto il resto della gara. Adesso torniamo qui perché qui la bagarre nel gruppo centrale. Vediamo chi sarà il primo, diciamo, a provare a effettuare un sorpasso. Asme è molto incollato a Jox, eh? Molto molto vicino. Però Jox è il DRS. Tanto andiamo davanti perché Manuel adesso è a 7 decimi da Ciuccia. Ciuccia perde tantissimo nel guidato. Guarda quanto si avvicina Manuel. Addirittura 3 decimi. E c'è dietro Wally che arriva e che comunque spera che Manuel perda il più tempo possibile. Che comunque ne sta giovando di questo rallentamento. Intanto bandiera gialla, che è successo? Un Alpine, mi sembra Mister Rosso. Sì, Mister Rosso. Mamma, Manuel è incollato a Ciuccia, mamma mia. Però deve aspettare Manuel, che adesso avrà tutto il rettilineo per provare a passarlo. E mi sa che anche Wally deve attaccare la Ciuccia, eh? Mi sa che ci sarà un doppio attacco. Manuel lo punta. Attiva anche l'Essa adesso. Lo passa e c'è anche Wally dietro che arriva, eh. E Marzai intanto giro veloce 42.8. Occhio, occhio a Wally, eh. Occhio a Wally che prende la scia anche di Manuel. Potrebbe fare il colpaccio. No, saggiamente alza, saggiamente prudente, alza. Prudente Wally. E c'è Gio che non riesce a recuperare tanto su... Ah no, adesso sì, no, adesso era... Stava aggiornando il tempo, sì, adesso è 6.4. Tanto Marzai vola, vola, ha già recuperato 2 secondi a Gasmetanos. Sì, vabbè, adesso... Oh, attenzione all'Asme, attenzione all'Asme con Jox. Asme si butta dentro, Asme si butta dentro. Si prende... Ma che sorpasso di Asme. Che sorpasso di Asme, ma non è finito, non è finito, non è finito. Esce male Jox. Mamma, che sorpasso ha fatto Asme. Mamma mia, bellissimo. Un super sorpasso di Asme. Mamma con Nicio, mamma Nicio, mamma Nicio. Che sorpasso ha fatto anche Nicio. Attenzione, velocissimo Skinner dietro. Che passa anche lui, Jox. Passa anche lui Jox, ma anche Nicio, che sorpasso! Mamma ragazzi, che sorpasso ci stanno regalando in punti impossibili! E quindi povero Jox che si è visto sfidare addirittura da 3 macchine nel giro di 2 curve praticamente. Però c'è da dire che sì, è vero, lo hanno superato in punti difficili, ma sia Jox che gli altri non si sono sfiorati.
Ed è no, infatti correzione, una correzione, una correzione, una, sì, non una correzione, una correttezza, correttezza incredibile. Sì, sì, e queste sono le cose belle della Formula 1, secondo me, e del gareggiare e fare un campionato. No, mamma, si ritira, qua esce safety, qua esce safety, e qua, questo sì, cambia tutto, sì. Questo cambia tutto. Vediamo adesso cosa fa Gasme. No, ma sono già lontani, attenzione. Vediamo chi può approfittarne. Ne approfitta Asme. Va dentro Nicio, va dentro Simo. Jox resta fuori. Anne rientra, forse a montare un'altra rossa. Gabri rientra. Penso di entrare. La verità, io fossi stato Anne, non sarei rientrato. Forse deve mettere rossa nuova, probabilmente. Nicio mette la rossa, Simo la gialla. Io avrei messo una rossa, sinceramente, perché ormai quando sì, mancano... Sì, saranno quattro giri di gara. Sì, e comunque la safety car è uscita dopo il passaggio di Marco e Gasme, quindi avranno tutto il tempo di fare il loro pit stop. Mamma mia, comunque qui, ragazzi, saranno gli ultimi giri da paura, perché comunque c'è un Gasme Tanons che clamorosamente è primo, però penso che Marco non avrà troppi problemi ad attaccarlo. Sì, Gasme deve rientrare adesso. Ma dubito rientri, Vale. Dici no, Gasme deve assolutamente rientrare, perché Gasme rischia di perdere tutte le posizioni. Riesca a perdere tutte le posizioni e male che gli va, esce. Hai ragione, però, perché Asme, certo. C'è Asme tipo a 15, sì, è vero, comunque sì, uscirebbe sì. Non lontano. È uguale Ciuccia, uguale Ciuccia. Sì, anche Ciuccia deve rientrare, perché Asme ha 17 secondi. No, Ciuccia mi sa che rientra sicuro. A stare fuori, guarda, rischiano di venire mangiati da tutti quelli dietro. Guarda, ti dico una cosa, gli unici che non devono rientrare sono Marzai, Manuel, Wally e Gio Zarate. Loro sono gli unici che non devono entrare. Vediamo Gasme. Gasme non rientra. Non rientra. Ci ha pensato fino alla fine. Rientra anche Marco. Manuel. Rientra. Rientrano tutti. Wally non rientra, ragazzi. No, Thomas, sì. Non ci credo. Secondo me ha fatto... No, Ciuccia. Ma porca miseria. Jox rientra. No, questo non ci voleva per Ciuccia. Non ci voleva proprio. Vede che ha l'opportunità che si riapre la sua gara. Marzai gomma gialla, Manuel gomma rossa. Mamma, ragazzi, prepariamoci a un finale di gara incredibile. Incredibile. Mamma, occhio anche a questo. Manuel rossa, gomma rossa, Marzai gialla, Gasme gialla. Ragazzi, allora Wally con la bianca dei sei giri non ha fatto tanto male a non rientrare, vedendo la scelta degli altri due. Considerando come funziona su questa pista la gomma bianca. Sì, sono d'accordo con te. Più che altro, sai qual è il suo vantaggio? È che ha... tra virgolette due scudieri come Gasme e Marco, che hanno la gialla contro Manuel, e avrà Manuel con la rossa lontano. Se avessero messo Gasme e Marco la rossa, allora a quel punto è ovvio che... Infatti non capisco perché non abbiano messo la rossa. Alla fine si faranno giusto 5 giri di gara, quindi strano. Peccato strano. Comunque per Mommo, stava facendo una buona gara. Comunque Gasme Thanos è secondo. No, cioè, è incredibile, è, ragazzi. È come, secondo. È incredibile, cioè, come ogni volta parte con ultimo. Gomma nuova. È incredibile, come ogni volta parte ultimo e riesce sempre ad essere lì. Guarda, è incredibile, incredibile. È secondo con gomma nuova. Cioè, come ci è riuscito? Incredibile, ragazzi. Adesso vediamo, perché veramente... si fa fatica a pensare chi vincerà questa gara, perché è vero che Wally è primo, però la gialla comunque gli ultimi giri, ragazzi, farà tantissima differenza. È vero che Wally è veloce, quindi mi sa che ha anche qualcosa in più rispetto a Gasme Thanos di passo gara, però... Poi tutti con la scia, tutti col DRS, veramente, ragazzi, da non perdere questi ultimi giri. Tu avresti montato gomma rossa, Fabri? Tutta la vita. Infatti non capisco perché la scelta della gialla, o perché non avevano una rossa. Ma se avessero una rossa era la cosa più... No, come Mister Rosso si è ritirato? No, non ci credo, l'ha persa sotto safety. No. Sì, l'ha persa sotto safety. Sotto safety. No. Sì, comunque vale, sì, tutta la vita rossa. Tutta la vita, perché mancano pochi giri e te la devi giocare sulla anche, rossa. Anche usata ne valeva la pena.
Non è neanche Ghost, Mister Rosso. No, no, è Ghost, è Ghost. Voi due invece avreste montato la giallo, anche voi la rossa? No, io rossa, anche usata, ma l'avrei montato la rossa, assolutamente. Guarda, sono sincero, Fabri, non ho provato passo gara con la rossa, non so quanti giri posso durare. Vabbè, però considera che siamo a fine gara, hai il serbatoio praticamente no, vuoto. Che non vuole, no! No, ragazzi, non ci credo. No, ragazzi, non ci credo, Wally è senza ala. No. No, ragazzi, che errore, non ci voglio credere. No, cosa non è successo? Cos'è successo? Sembri Alex, cos'è successo? Spero tu stia bene. No, ragazzi, no, ragazzi, no. No, non ci credo. Wally è totalmente senza ala, non ci credo. Ma mentre ha sbattuto sulla safety? No, mentre scaldava le gomme è andato a sbattere nel muro, non ci credo. No, errore clamoroso, no, di Wally. No, ragazzi, non ci credo. No, sono super partes, ovviamente, non è, però, ragazzi, non... No, non ci cioè, voglio più credere. Più che altro perché c'è una possibilità che c'era, magari, per... magari non vincerla, però arrivare sul podio o comunque in top 5 ora è completamente perduta. No, ragazzi, no. E lui non può gareggiare così, cioè no, lui deve, vabbè, lui ma deve no, rientrare. Ma deve rientrare. E tra l'altro adesso ripartirà la safety e lui rientrerà. No, guarda, no, no, fortunatamente c'è Giudap molto distaccato, quindi la safety non rientra in questo giro. Sì, ma è uguale, siamo tutti nello spazio di 6-7 secondi. No, lui no, riesce penultimo. Penultimo al massimo, perché Giudap è molto lieve. No, non rientra la sede, ma rientra te. No, no. E quindi, ragazzi, clamorosamente Gas Metanos leader del Gran Premio dell'Azerbaigian con gomma nuova al pari di Marco. E quindi adesso Manuel ha un'occasione ghiottissima, perché comunque c'è una macchina in meno da superare. Ma veramente, che erroraccio. Una gara che era cominciata perfetta per le Alfa Romeo, e adesso totalmente rovinata. E Wally rientra. Mi sa che Wally si ritira. No, non è uno che molla. Ah. Non si ritira. Vabbè, dai, giustamente ci sta, è vero. Comunque, magari per provare a fare qualche punto mettendo la rossa. Però, veramente, ragazzi. Gialla. Ah, va di gialla. Ah, la rossa mi sa che giustamente l'aveva montata prima, ovvio. E quindi, signori. Abbiamo Gas Metanos incredibilmente a 3 giri dalla fine, perché ci saranno 4 giri dove il DRS ci sarà solo gli ultimi due, mi sa, sì. Quindi veramente poi... saranno giri di pura follia. E questo sempre a dimostrare che non c'è mai niente di scontato, perché Wally primo con la bianca ora è quindicesimo. Perciò vedi, anche cioè non è mai detta l'ultima in gara. No, fino alla fine non bisogna mai mollare. La chat sembra aver accusato il colpo, eh. Sì, infatti. Ma l'ho accusato pure io, ma non per qualcosa, perché effettivamente, dai, mancano pochi giri, Wally non doveva manco essere presente. Cioè, è lì che è la possibilità di giocarti la vittoria, è veramente assurdo. Ma intanto c'è Daddy Free che. Sì, è crashato troppo. Di nuovo. No, giù. Troppo indietro, mai vista questa penalità. Dai, Petrupe, che era troppo indietro. Forse perché c'è un delta se stai troppo lontano. E se i secondi. Il delta, ti prendi la penalità che prenderesti se andassi troppo veloce con il delta. Incredibile, cosa stiamo vedendo in questo giro? Sì, infatti, ragazzi, pura follia. Safety car in questo giro. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, e adesso vediamo, perché adesso veramente tutto può succedere. Se 4 giri alla fine e Gas Betano sta a dirigere. Anche Cicciarodelle, che comunque pesano quei 5 secondi, è in quarta posizione. Sì, peccato, perché senza quei 5 secondi, ragazzi, Cicciarodelle era in lotta per la seconda posizione, per il podio sicuro. Vediamo Gasme quando dà lo strappo. Parte adesso Gasme. Mamma, Marco è già vicino. Marco è già incollato. Mamma, Marco. Si prende l'interno, Marco va dentro. E passa subito. Uno un poco lungo però. Gasme ci riprova. Chiude molto bene la porta, Marco, però Gasme prova a buttarsi all'interno. Lascia spazio, no, e passa. E occhio Manuel con l'incrocio.
Occhio Manuel, se ci prova, Manuel va dentro! Manuel va dentro e passa! Non ci passava un foglio di carta, ragazzi. Ma Manuel ha satanato, Manuel vuole la vittoria. Manuel vuole la vittoria. Intanto Anne su Simo Skiller. Uno, Simo Skiller ha perso due posizioni. No, ha rotto l'ala, Simo. Simo ha rotto l'ala, torniamo davanti. Perché qui c'è un Manuel assatanato. Assatanato. Vantaggio di gomma ora. Adesso vediamo. Adesso vediamo, perché col vantaggio di gomma tutto può cambiare. Tanto so cosa è successo dietro. Forse Simo Skiller si è girato, sì. Vediamo, perché Manuel è sotto decimi, 9 decimi. È lì Manuel, è lì. Sarebbe fondamentale vincere per lui. Sarebbe fondamentale. Che sorpasso che ha fatto su Gasmetanos. Mamma mia. Ma sa che è una ghiotta chance di vittoria e di accorciare su Marco. Non se la vuole far sfuggire. Un po' di Ers l'ha usata, ma l'ha usata anche Marco. Intanto dietro Wally su Gabri. Uno si è girato Gabri, mi sa. Mi sa che si è girato Gabri. Ha perso un paio di posizioni. No. Intanto Sciuccia non riesce ad accorciare su Gas, ma anzi addirittura perde. E c'è Giozzarate dietro che si avvicina, ma torniamo davanti perché Manuel si fa sempre più minaccioso. E fra poco sarà attivato anche il DRS. No, avremo il DRS per un giro e mezzo praticamente. Simo Skiller si ritira. Simo Skiller ritirato. Ma ormai la safety non esce più. No, beh, è andata in box. Ah, ok. Comunque, Marzai non è da meno rispetto a Manuel. Cioè... Adesso addirittura, ma la rossa forse in questo momento si inizia già a far sentire un po' di usura, perché comunque sono 4 giri di rossa e non sappiamo se è una rossa usata o se è una rossa nuova. O magari Manuel si sta tenendo lì senza esagerare troppo per sfruttare il DRS. Ma deve essere almeno sui 5 decimi, perché sennò 9 decimi diventa quasi impossibile provarci. Diventa quasi impossibile. Mamma mia, sembrava quasi che stesse andando dritto nel muro, Manuel, mamma mia. Bandiera gialla. No, Ciuccia. Mamma, cosa sta succedendo, ragazzi, questi ultimi giri? Occhio a Manuel, Occhio a Manuel. Marco non usa Ers, non lo usa nemmeno Manuel. Manuel giro veloce. E adesso c'aveva il DRS. Tanto bandiera gialla settore 3. Tardi free. DRS abilitato. DRS abilitato. 6 decimi. Ora tensione. Adesso deve spingere. Per i prossimi 3 minuti. Marco si sposta. Non vuole dargli la scia. Manuel non usa Ers. Usa l'Ers, Manuel. Avvicinati un poco. No. Fabrizio che tipa contro il suo. Ma no, perché voglio vedere la sfida, cazzo. Usa un poco d'Ers. Avvicinati un minimo. No, Manuel, io ho capito il gioco di Manuel. Manuel non vuole prendersi nessun rischio. Vuole il rettilineo del traguardo. Ma avrà solo quella chance, Adesso è 5 decimi. Devi uscire perfetto da tutte queste curve più vicino possibile. Sette decimi. Marzai fa benissimo la parte del castello. Sette decimi. Vediamo adesso come escono. Cadira. Leggerissimo contatto. Otto decimi. Adesso incominciano a scendere. Sette. Giù di Ers tutte e due. Sì. Spalanca l'ala. Non usa nessuno di due Ers. Marco fa addirittura giro veloce. Ha ancora qualche altra possibilità Manuel, Sì.
Adesso però la rossa incomincia ad usularsi, ovviamente. 6 decimi, 5 decimi, 4 decimi. Nel settore guidato guadagna tanto Manuel, Sono pulitissimi, stanno facendo traiettorie identiche. Intanto Gasm è spettatore non pagante. Adesso non deve perdere tempo, non deve perdere decimi. Ma la parte del castello Marco la fa veramente bene. Guarda, gli guadagna 3 decimi solo nella salita del castello. Però qualcosa li guadagna Manuel in uscita, 7 decimi. 6 decimi. Adesso è più vicino, Adesso è più vicino. Deve uscire bene qua. Dunque, ultima curva. Esce bene. Sbavatura! Unicio si è girato intanto. Cos'è successo? Sì, si è girato Unicio. No! È vicino però, È vicino, no, Non penso ce la faccia. Non ce la faccia. Madonna. Manuel. Non ce la fa. Prende la scia. Non ce la fa. No, non ci credo. Peccato. E Marco vince comunque il Gran Premio dell'Azerbaigian, meritatissimo. Ma che gara ha fatto Manuel, ma anche Gasmetanos, complimenti anche a lui, podio. No, cioè Zarate quarto, Asme quinto. Grandi e comunque applausi per Marco. Gabri Suanel all'ultimo, al photo finish. E Osso Balosso a punti, decimo. Impressionante. Che gara anche di Osso, ragazzi. Si prende all'ultimo a tutto il punto, comunque importante per lui. Ed è la seconda volta che va a punti, ragazzi, Fece una gara quarto e una ha fatto, e questa ha fatto decimo. Ragazzi, mi sono fatto prendere negli ultimi giri, veramente. No, io ero qui che stringevo il controller. No, guarda, ha fatto senza quell'errore, ragazzi, secondo me forse riusciva a portare il sorpasso a casa. Voi che dite? Secondo me sì, Era lì. No, vabbè, lo so, vabbè, tutti quanti sanno che sono il TP della Red Bull, ovviamente. Però, giustamente, innanzitutto voglio essere super parte. Se poi Manuel, secondo me, stasera se la meritava. E quindi non è che ti favo contro Marco, però in realtà, essendo telecronista, devo comunque commentare quello che vedo e soprattutto farmi trasportare anche dalle emozioni della gara. E sinceramente, Manuel, questa sera, sono sincero, probabilmente l'avrebbe meritato qualcosa in più. Però va benissimo così, grandissima gara dei due. Hanno fatto, come diceva Soldo, dei giri in fotocopia, stesse traiettorie di una pulizia unica. L'unico errore che ha fatto Manuel è all'ultima curva, proprio quando doveva uscire attaccato per provare il sorpasso. Però veramente gara piena di emozioni. Intanto aspettiamo. Mi dispiace. Aspettiamo i ragazzi sul podio. Allora, Manuel, Marco e Gasme. Questo il resoconto del Gran Premio dell'Azerbaigian con la grandissima vittoria di Marco e insieme a lui il podio di Manuel e di Gasmetanos. Che partiva. Ah, comunque beh, partiva nono Gasme. Comunque oggi non partiva ultimo. Scusate, l'abitudine. Comunque ha fatto una grande gara Gasme. Partiva nono comunque. Terzo, e complimenti anche alle due Alfa Tauri. Dai, che portano lungo un bel po' di punti. Quarta e quinta. Brave anche Wally e Gabri, che nonostante avevano fatto un inizio di gara strepitoso, comunque sono riusciti a portare qualche punto per l'Alfa Romeo. Intanto Marco è entrato. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera. È entrato Gasme. Buonasera. E manca solo Manuel. Allora, intanto io direi di partire. Ecco, Manuel è entrato. Io direi di partire con Gasme. Allora, Luca, complimenti. Veramente, comunque, gara concreta. Sei stato veloce anche in qualifica questa sera, cosa che non ti capita spesso. Pian piano l'aggiustiamo, dai. Quindi complimenti per il podio e lascio la parola ad Alessandro per la prima domanda.
Ok, la prima domanda molto semplice. Mi devi dire te come fai a comparire nelle prime posizioni di punto in bianco? Cioè, perché cioè, è successo più volte. Cioè, ti prepari delle strategie ad hoc. È incredibile come ogni volta che parti svantaggiato, per vuoi per una qualifica andata male, vuoi per incidenti anche proprio ai primi giri, riesci sempre con la sosta al momento giusto a recuperare. Io vorrei capire come fai. È il plan. È il plan. No, bisogna saper sfruttare bene tutte le occasioni che ci sono state. In questo caso due safety car, mi sono fermato entrambe le volte e quindi la strategia alla fine ha gioito. No, assolutamente sì, perché cioè, appunto te con due soste fatte nel momento giusto hai guadagnato 6 posizioni, cioè complimenti, ottima ottima prova. Vale, tu vuoi okay. chiedere qualcosa a Gasme? No, vabbè, io ovviamente gli faccio i complimenti per la gara, alla fine è sempre un bel podio. Adesso non mi ricordo, partivi decimo, no. Comunque ci hai abituato ormai a grandi rimonte, che altro dire. L'unica cosa che ti volevo chiedere invece, quando è entrata l'ultima safety, sei rientrato in box e hai montato gomma? Gomma gialla. Gialla, ok. Motivo per cui hai montato gomma gialla e non rossa? Pensavi di non riuscire ad arrivare con la rossa o... Non avevi rossa nuova? Non avevo la rossa nuova, mi sembra. Ok. Dopo ho scelto la gialla, che le bianche ormai erano diventate lo squaccherone. Ok, ok. No, fortunatamente, dai, adesso con l'ultimo aggiornamento hanno messo anche la possibilità di portare una seconda gialla in gara, almeno quando succedono queste cose uno ha un'altra possibilità, piuttosto che montare per forza una rossa usata. No, non ho visto. Alla fine ho scelto la media, dai, che ce l'avevo nuova lì pronta e buona. Comunque, okay, Gasmi, io ti faccio ancora i complimenti. E mi raccomando, tu sei stato tra quelli scelti per la 10 anelli, quindi mi raccomando, allenati, mettiti bene, perché questa qualifica va un po' migliorata per la 10 anelli, sennò... Ok, la strategia è in gara, però mi raccomando, cerca di appunto migliorare soprattutto la qualifica, quindi ti auguro un in bocca al lupo sia per il campionato che poi per la 10 anelli. Grazie. Grazie a te Luca. Passiamo al secondo classificato, che qualche rammarico mi sa che ce l'avrà stasera, per quello che è successo alla fine. Quello che ti dico subito, innanzitutto ti faccio i complimenti e non rivederti la live, vatti a vedere gli ultimi giri dopo la safety car. Perché eravamo io Valerio e Alessandro. Che... la riguardo sempre. Non no, dico vediti con attenzione gli ultimi 3 giri. Perché veramente io, Valerio e Ale eravamo proprio con i nervi tesi, in tensione. Veramente io non riuscivo a parlare. Io, vabbè, tu soprattutto. Io ero lì che tremavo come una foglia. Comunque Manu, grande gara veramente, nonostante tutto, complimenti. Peccato perché era una chance per prendere qualche punto su Marco, però dici un po' la tua. Ma infatti, cioè, sono contento ma non al 100%, perché purtroppo l'occasione era a 4 decimi, è finita. Purtroppo secondo me sono stato sfortunato che non avevo il DRS da subito, perché non sono riuscito a sfruttare il DRS col meglio della rossa. Quindi secondo me se c'avevo il DRS da subito potevo attaccare. Però comunque alla fine è stata una bella gara, perché ho avuto un bel ritmo, non ho fatto errori. Marco c'aveva 1 o 2 decimi in più, certi punti guadagnava lui, certi punti guadagnavo io. Però alla fine gli faccio i complimenti, perché ho fatto una grande gara, ci ho provato. Ale, tu hai qualcosa da chiedere? Che sei il suo TP? No, da chiedere no. Io ti mando, Manuel, un enorme abbraccio, perché mi hai reso veramente orgoglioso. Grazie. Io ringrazio te per la fiducia che mi hai dato dall'inizio. No, io subito sapevo che eri una scommessa vinta. Grazie mille. Vale, tu vuoi chiedere qualcosa a Manuel? Vai, Manu, ora dici. Sotto la 10 anelli, perché ora con la 10 anelli basta, dobbiamo spaccare tutto, mi sono stufato. che cavolo, basta. No, io gli faccio i complimenti a Manuel, anche perché
Vabbè, insomma, sai chi, insomma, chi è arrivato primo, sai che tipo Lo di so, avversario è, lo so. margini di errore minimi lì davanti. Devo dirti una cosa, Marco faceva la differenza nel secondo settore al Castello, Castello, la faceva lo so, veramente la sì, infatti. differenza dove toglieva quei Sì, decimi che ti permettevano. lo so. L'unica volta che sei riuscito a guadagnare al Castello è stato l'ultimo giro in cui potevi uscire incollato alle ultime curve, ma Lo so. lì la stavi perdendo. Sì, infatti ho detto, mamma, mi sono preso un colpo al cuore. Porca troia. Infatti No, però grande là ho Manu. alzato un po' il piede dopo, ho detto, fammi stare calmo, che se butto L'hai la fatta gara una qua è vittoria finita. quest'anno, Manu? Sì, come? Due Ok. addirittura. Due vittorie, Arabia e Miami. Ok, scusa, non mi ricordo. Manu, complimenti E ancora e in bocca grande. al lupo sia per Grazie l'ultima gara prima di Natale, l'ultima gara dell'anno, tra mille. Sì, l'altro, della assolutamente. IRF Sì. E e per il per quella futuro con la 10 anelli sotto, si Decianelli. va sotto. Assolutamente sì. Grazie Bravo Manu, complimenti. mille. Passiamo a Marco, il vincitore, e gli faccio i miei complimenti. Gara di comunque concreta, senza errori. Giusto l'incertezza lì quando hai perso la posizione per la safety con Gasme e Wally, però sempre sul pezzo, quindi ti faccio i complimenti. E quello che ti chiedo è se hai avuto un mezzo dubbio di non rientrare alla fine, di restare fuori, o se sei stato sempre deciso dall'inizio, quando è uscita la safety, di rientrare subito. Intanto buonasera a tutti. No, in realtà quando ci sono queste situazioni c'ho sempre il dubbio, fino all'ultimo. Alla fine ho detto vabbè, rientro, metto la gialla. La gialla l'ho messa perché ho fatto una simulazione, ho visto che la rossa si consumava troppo. Però ripensando al giro in cui è rientrata la safety, ho detto mi sa che ho fatto una mezza cavolata. Quindi anche se c'avevo la gomma rossa usata era meglio metterla. Se la prima parte di gara è stata tranquilla, ecco, dove ho gestito, l'ultima parte è stata, mamma mia, difficilissimo, ho stirato tantissimo. Sì, ma cioè, sei stato veramente bravo perché cioè, sei riuscito a tenere botta nonostante lo svantaggio di gomma. Cioè, è una cosa. Cioè, de devi esserne molto contento. Infatti sono contentissimo. Alla fine, mamma mia, ci ho avuto proprio una liberazione. Ci avrò avuto, non lo so, 300 battiti al minuto per due giri, tre giri, una cosa del genere. Vale, tu vuoi chiedere qualcosa con Marco? Vuoi chiedere qualcosa a Marco? Chiedere no, Fabri, ormai ci troviamo quasi ogni lunedì a commentare le sue prestazioni, che se non è una vittoria comunque è un podio. E io, Marco, che ti devo dire? Cioè, ogni volta sto qua a farti i complimenti, ti rifaccio i complimenti per l'ennesima volta. Grazie. L'unica cosa che ti voglio dire è che io, come è stato per Gas Metanos e per Manuel, non ti faccio un in bocca al lupo per i 10 anelli. ci sta, ci sta. No, non è Giustamente. vero, no, non è vero, non è vero, è sempre un piacere. E vederti in pista, l'importante è che poi metti una mano sul cuore e, lo so, un piccolo errore, magari fai passare uno dei nostri, così, giusto Sì, per senso, ma vediamo così, come ma si senso. mette la situazione. No, Sì. no, dai, scherzo. No, ti No, distrai un Marco, sei secondo, no? Sai. niente, Marco, sei forte. Veramente, io raramente, cioè, io non ti vedo mai fare errori. Veramente, non so che dirti. No, guarda, in realtà ci ho avuto un po' di paura, perché comunque, soprattutto al castello, no? La scorsa settimana ho fatto una gara e mi sono ritirato proprio là, quindi un po' di strizza ce l'avevo, però alla fine ce l'ho fatta, basta Baku, non ne voglio più sentire fino al prossimo anno. Infatti, potevamo scegliere. Fabri, possiamo cambiare la pista al 10 anelli? Mettiamo Baku.
Ma se siamo ancora in tempo, per me si può fare tranquillamente. Anche perché vedevo che No, Wally e Gabri andavano forte. Quindi Gasly comunque ha fatto una buona qualifica. guarda, mi è dispiaciuto un sacco per Wally e mi è dispiaciuto ancora di più per Gabri perché stava facendo un garone, anche perché stava lì in seconda posizione davanti a Manuel. Dispiace anche per loro. Non voglio togliere attenzione a loro tre, però è stato veramente un peccato. Sì, assolutamente, gli mandiamo un abbraccio. Io ringrazio ancora, faccio i complimenti ai ragazzi del podio. Ringrazio Vale e Ale per la compagnia questa sera in live. È stato molto Grazie a divertente, un te. piacere. E niente, ragazzi, do appuntamento col Baku mercoledì e giovedì sera alla stessa ora, 21:45 RWS ed RVL. Poi alla settimana prossima con Canada, con la RVA per l'ultima gara dell'anno prima della pausa natalizia. Quindi, ragazzi, rimanete sintonizzati. Andate a vedere su Instagram il post della 10 anelli che abbiamo pubblicato. E niente, ragazzi, do la buonanotte a voi, a tutti. E ci si vede presto. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte.